Ed eccoci, buon pomeriggio a tutti quanti, benvenuti al cortocircuito, buon rinizio e benvenuti chiaramente ad Alessio e benvenuti chiaramente a Francesco, due uomini di una bellezza fantasmagorica e di una prestanza esaltante. Mi piace, hai un ciuffo clamoroso questo pomeriggio, fra. Veramente? Sì, È sì, così, sì, è il sì, sì. ciuffo dell'after hour. Tra l'altro, tutti mi Scusatemi, dicono che. scusatemi. Vai. Siccome io da Skype vedo benissimo, e poi sto guardando l'anteprima della live e sembra Cyberpunk su PS4. È per celebrare l'uscita del gioco a 12 frame al secondo. Confermo, confermo. No, io ti vedo Senti, hai visto? Hanno benissimo. fatto il meme quello là di No Man's Sky, l'hanno riproposto per Sì, Cyberpunk sì, 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 sì. 64. No, ma Col anche lo. flauto. Fifi, C'è fifi, fifi. anche quello bellissimo di la foto di Keanu Reeves, tipo versione PC e versione PS4, che c'è quello tipo Keanu Reeves che fa, che ci assomiglia, ma è Dentro, no, hanno brutto. scontornato Keanu Reeves e l'hanno messo su Vice City. È quella la Terrificante. cosa, bellissima quella. Ma comunque è bello, devo dire che il cortocircuito fa informazione sempre corretta. È dai tempi non sospetti che noi diciamo che PS4 e Xbox liscia non avrebbero mai potuto far girare Cyberpunk. E lo dico Confermiamo. io che c'è. Neanche ci ho mai messo mano, ma era talmente evidente quella Palese. cosa, evidente nella strategia di comunicazione e nei fatti poi si è dimostrato che quella roba lì è clamorosa. È veramente. E una cosa, sai cosa mi incuriosisce? Poi dopo lascio questa piccola parentesi che si Vai, chiude da vai, sola. vai, dici, Il dici. fatto che Subiscici. voi diciate ogni tanto siate speranzosi, ma poi arriverà una patch o roba del genere. Non c'è una patch per risolvere quel problema lì. Cioè, No, però non aspetta. esiste No. qualcosa che puoi fare software per migliorarlo. Forse se ci lavorassero altri 4 anni, semplicemente solo su quello, ma non accadrà No, mai, dai. perché Allora, venduto quello. più bello non sarà mai più bello, perché quel gioco bello su una console progettata 10 anni fa No, non lo sarà mai. no. Però devono risolvere, nemmeno devono risolvere il framerate che deve andare a 60 frame al secondo, devono risolvere gli spike che lo rendono, lo sai come Pierpaolo? Esattamente come Sea of Thieves prima della patch su Serie Sì, X. sì, sì. Cioè, che il gioco va, però ti dà il mal di testa, e quella è la cosa grave. E soprattutto devono fare un comunicato stampa in cui chiedono solennemente scusa, Scusa. perché questa roba qua è già successa in passato, Shadow of Mordor PS3, Street Fighter 2 Commodore 64, solo che oggi il contesto è totalmente diverso. Si sono cagati in mano con 8 milioni di preordini, che è una cosa Che cosa pazzesca. avrebbero dovuto fare se ridire? Oh, scusate, l'avete preordinato, cancellate il preordine perché fa No, no, cagare. no. Personalmente avrebbero dovuto tirare fuori la versione PC adesso e 5 mesi dopo la versione console con la patch next gen. Uscire oggi su PS5 e Serie X con quella roba là, secondo me è più grave che uscire con quella roba là su PS4 e Xbox One. Se, secondo me, allora, secondo me no, non potevano fare come dice Francesco, perché ritorniamo al suo discorso che era ridicolo farlo uscire solo su PC. Per me dovevano uscire semplicemente fra 4-5 mesi, cioè il gioco doveva essere rimandato da novembre ad aprile e in quel periodo pulire la versione PC e successivamente e contemporaneamente appunto uscire al lancio già con le versioni Series Però, X, PS5. scusate, mi confermate però, perché questo è controverso in tutto quello che ho letto, non si capisce bene. Mi confermate che su PS5 e Series X in retrocompatibilità va bene? Va Cioè, giusto, ovviamente anche allora. Framerate senza Ar picchi di, senza picchi di esatto. qualità estetica. Come su no, anche su PS4 Pro e su One X, va a agire in modo accettabile per un titolo 30 open frame world. fissi? No, fissi no. Per un titolo open world di quelle dimensioni. Leggevo che ci sono degli spike anche a 18, 20, 15, 16 FPS, però comunque è giocabile come ti puoi aspettare da un gioco di quelle dimensioni su una console vecchia. Il problema sono le lisce. Sulle lisce è chiaramente tutto sbagliato. Drammatico, È tutto sbagliato. Tra l'altro c'ha quell'effetto lì, purtroppo. Cioè, perché loro hanno evidentemente dovuto sviluppare una tecnologia di streaming delle texture sui personaggi che non avevano, che è che non avevano. violentissima, perché c'è quella roba che arrivi e c'hai tutto orribile e poi man mano che stai vicino comincia a costruirsi il personaggio, che è inguardabile. Secondo me avrebbero potuto dichiarare. Eravamo spaventati, non l'avremmo voluto far uscire. Poi abbiamo visto la presentazione di Halo Infinite alla conferenza Xbox e Esatto. abbiamo deciso Allora. che rispettava gli Allora va standard dell'almeno PS5. bene, allora ci può stare. Lì è tutto sbagliato. Il problema grosso è un altro, è che mentre tutto il discorso dei bug
secondo me si risolve, cioè lo risolveranno il discorso dei bug. Certo. Il problema su quell'ambito, cioè immaginarmi una versione PS4 e One lisce che possano caricare bene i personaggi, il mondo di gioco, la vedo molto complessa, perché lì chiaramente il problema è legato all'hard disk meccanico, chiaramente, cioè lì il problema. Che tra l'altro nelle specifiche PC c'è scritto consigliato. Sì. L'SSD, non capisco veramente con che coraggio siano usciti oggi così con quelle console. Complessissima quella roba lì, cioè non so se quello non so purtroppo se quello riusciranno mai a risolvere. Sicuramente è stata un po' una doccia fredda, talmente violenta, perché anche i risultati fiscali, finanziari, poi Alessio ci farà una piccola analisi in proposito, stupisce il fatto che ci sia stata così tanta violenza su il titolo in borsa di CD Projekt, nonostante ci sia stata un successo incredibile di vendite, di pre-order, tutto quanto. Oppure, Alessio, qui ci direi te se quella è una classica conseguenza legata al fatto del voler incassare, monetizzare. Il gioco è uscito, ha raggiunto il picco, allora esatto. Vendiamo le azioni. È molto più quello, e sommato sicuramente a un po' di paura di quelli più alla cazzo, quegli investitori dell'ultimo minuto, che veramente seguono le notizie così come accadono. Ovvio che Cyberpunk è un successo strepitoso, sì. Oltre ogni aspettativa, perché voi eravate molto scettici dal punto di vista delle scelte ardite che aveva fatto CD Projekt per il first person shooter RPG e in ambientazione fantascientifica. I numeri dimostrano che da quel punto di vista le vostre paure non hanno trovato alcun fondamento. Sarà sicuramente un successo, però ovviamente sappiamo che CD Projekt Red adesso comincerà un processo che da qui a 6 anni probabilmente porterà al prossimo gioco. Esatto. Di che cosa parliamo? La gente va all'incasso, esce e poi ricomincia la giostra. Esattamente. La chiuderei qui. Volevo semplicemente, prima di lasciarti iniziare il cortocircuito, siccome me lo chiedono in molti, carta canta, signore e signori. Io ieri l'altro sono andato a fare il tampone, carta che non si vede. Esatto, bellissima. Diventi l'uomo invisibile, è fighissimo però. Esatto, perché invisibile come la carta, invisibile il Covid. Che dice, sei incinta. Quindi Pierpaolo, sono incinto, ma non ho il Covid. E quindi, come potete vedere, mi trovo direttamente, sto streamando da un bagno, perché quello che ho scoperto è che in realtà ho dei gravi problemi intestinali, non ancora risolti. Ancora? Perché stamattina non ancora risolti? È ripartita la sciolta, quindi cosa faccio? Volevo un consiglio medico, perché so che il cortocircuito dà anche consigli medici. Confermo. E mi conviene fare come mi ha prescritto il dottore, andare a comprare dell'enterogermina, dei fermenti lattici in farmacia e qualcosa che mi tappi il buco del culo, che non sia il solito limone da mettere dentro, o posso andare a prendere un Actimel al mini market qua sopra e prenderne 2 o 3 e sperare che mi risolva? Ma tu che cosa hai preso fino adesso? Niente? Niente. Mai niente? Niente, niente. Io credo. Lo sai che sono un antivaccinista convinto? Non hai sentito? Non hai sentito il salottino evidentemente. E contro i medicinali? No, io secondo me ti devi prendere assolutamente in primis degli integratori e poi qualcosa per fermare la diarrea, io direi. Normix, penso che mi abbia detto il Normix, oppure non so come si chiama. Ma credo non che vorrei il Normix, credo che il Normix serva ad essere normodotati. Esatto, e lì ti consiglio il destro palla, che è molto più efficace. ti fa crescere solo la palla destra? Esatto, regolamenta. Allora, va bene, a parte questo, ragazzi, benvenuti al cortocircuito, inizia adesso. Ci piace fare un po' tipo le il serie TV. Il culo forte pure è molto buono. Ci sono i 10 minuti iniziali e poi inizia la puntata vera e propria. Che cos'è il cortocircuito? La rubrica settimanale dove su multiplayer.it facciamo il punto della situazione, di quello che è successo in settimana. Ci sono io, c'è Alessio, c'è Francesco e ci siete chiaramente voi. 90 minuti dalle 15 alle 16:30 tutti i venerdì rigorosi, chiaramente appunto affrontiamo quelli che mi dicevo prima, quelli che sono gli argomenti non necessariamente a tema videoludico. Quest'oggi in realtà il focus infatti non è completamente a tema videoludico. Abbiamo 2 argomenti di discussione. Prima di entrare nel dettaglio, ne approfitto però per... Entrambi noiosi, no, entrambi ragazzi. Due punti, esatto. Due noiosi. Due punti, 100% noia. E ne approfitto per ringraziare tutti voi che siete in chat e chiaramente anche i moderatori. E vi ricordo che c'è un gruppo ufficiale di Telegram di multiplayer.it. Basta che cercate multiplayer.it, lo trovate subito su Telegram. L'ingresso è libero, siamo in 2500, potete parlare di videogiochi, di quello che vi pare. Ma soprattutto dalle 15 alle 16:30 potete lasciare le vostre domande audio, che poi Francesco passerà in puntata. Io proprio vi ho chiesto di
questa settimana, se riuscivate, insomma, quest'oggi, di focalizzarvi su impressioni da questi The Game Awards, se vi sono piaciuti e se non vi sono piaciuti, perché non vi sono piaciuti. Quindi vorrei sentire un po' di feedback dal popolo che insieme a noi è rimasto fino alle 4 di mattina sveglio a vedere la merda. Dicevo, gli argomenti sono due per l'appunto. Il primo è esattamente quello che vi ho detto, The Game Awards 2020, commenti e valutazioni a tiepido, perché non sono né a caldo né a freddo, quindi sono a tiepido. E poi un secondo argomento di discussione che so che vi infastidisce, per questo l'ho voluto mettere, ovvero tutto su Disney, da Star Wars a Marvel, un mare di annunci. Questo secondo argomento lo faremo, c'era una scelta, c'è stato un dibattito questa mattina, Gabriella o Moro, la bellezza e la competenza o la competenza e il fanboismo? E la balbuzie, e la prolissità. Scusami. Esatto, c'è stato un momento in cui stava vincendo bellezza e competenza, ma poi è stato superato in corner, quindi quest'oggi lo farò appunto insieme ad Antonio Moro. Gabriella è rimandata, no. Purtroppo Gabriella non ha voluto esserci perché mi ha detto chiaramente che il pensiero di te con la diarrea la disturba e per questo motivo però Pierpaolo, promettimi una cosa, settimana prossima mano sul volume. Non lo puoi escludere. Non posso escludere solo lui, ragazzi. Escludi tutti. Cioè, se lui parla troppo, preferisco il silenzio. Metti sulla musichetta dell'ascensore. Okay, è meglio. Ok, va bene. Farò questo stratagemma. Vi zittisco anche. Siete pronti a sacrificarvi per zittire? Sì, sì. Perché sennò frantumiamo le palle alla gente. Allora, detto questo. Tanto sappiamo che Vincenzo è contento degli annunci. Assolutamente. Dire. C'è stata proprio una galvanizzazione. Vabbè, però aspettiamo. Non andiamo a parlare di Disney perché c'è dopo per parlarne. Parliamo invece, adesso ho messo anche della roba in movimento, tra l'altro parte con il gioco di Francesco di cui sbaglia sempre il nome, il titolo, It Takes Two, non Just Two of Us, che non è quello. Allora, ci sono stati questi The Game Awards, l'evento è andato avanti dall'1 alle 4, minuto più minuto meno, con mezz'ora di pre-show e 3 ore di... non voglio entrare troppo io, vorrei partire da te Alessio, perché tu rispetto a me Francesco ti sei potuto esprimere meno, quindi 1, lo hai visto? 2, quanto lo hai sofferto? Ma l'ho chiamata alle 11, dormiva, col limone allora, nel dormivo, culo per non... Stavo guardando la live, devo dire che mi sono addormentato... Era impossibile no, non farlo. Fino alle 3 sono arrivato. Ah vabbè. Alle 3 mi ricordo che ho guardato l'orologio, sì, e ancora mancava un pochino perché un'ora non intera. Ho visto la premiazione. È finita alle 4. Esatto. Allora, da quello che ho capito mi sono svegliato stamattina, non mi sono perso granché se non niente. Ovviamente il GOTY e l'annuncio di Mass Effect. Che cosa dire dell'evento? L'evento è un cagamento di cazzo. Sì. Cioè già è una rottura di cazzo con tutti i brillocchi e gli sfrilluccichi della live, della serata di gala, della gente nel pubblico. Ma non c'era scusami, prima che entri in dettaglio, ma siccome non c'era pubblico, voglio anche che dici la tua sugli applausi finti. Sugli applausi finti. Cioè, ma perché? Oh, per dare un po' di colore, che cazzo fai? Se no, veramente c'è l'alternativa è mettere la musica del bagno dell'hotel. Ma come metti fai gli tu, applausi finti? Cioè, ma che è gli applausi finti? Ma che è, ma... Sì. Cioè, non so che cosa farei. Devo dire che magari cercherei qualche soluzione, però un po' di tappeto musicale, un po' di ritmo bisogna che glielo dai. Poi, devo dire, dal punto di vista, a proposito, dal punto di vista musicale, devo dire, eccellente. Ottimo. Se a qualcuno piacciono gli show, io personalmente trovo una rottura di cazzo gli intermezzi musicali all'interno di ciò del che, perché diluiscono enormemente lo show. Ma devo dire che erano tutti di qualità. Ho sentito quell'orchestra che faceva il medley di Mario, che poi è tornata per il medley delle musiche, bellissimo, orchestrato e arrangiato in maniera eccellente. Avevo i brividi stamattina quando l'ho ascoltato. Beh, figo anche l'intervento comunque con il gruppo musicale di Persona, comunque sono stati dei momenti, anche se può o meno piacere lo stile musicale, però sicuramente un buono show. Sì, del resto è infarcito di pubblicità in un modo intollerabile per quanto mi riguarda. Nessuno show nel mondo, nessuna premiazione ha dei livelli del genere. Sì. Cioè veramente io capisco che devi monetizzare Geoff perché fai una roba l'anno, però così è veramente eccessivo, è violenza nei confronti degli utenti. Devo dire che c'è troppa roba, come dicevate voi, si salta di palo in frasca con una velocità e una frequenza che diventa schizzoide il tutto, diventa quasi incomprensibile, le informazioni si mischiano le une con le altre, non è diviso tematicamente, entra il premio, entrano 3 trailer, entrano 2 indie, trailer, c'è la pubblicità dei Pokémon.
tre trailer neanche staccati tra di loro certe volte, cioè proprio... non capivi un cazzo. A un certo punto pensavi che i Muppets stavano dentro il gioco di Farer, era veramente non vorrei, non vorrei risultare eurocentrico né nazionalista o roba del genere, no, ma trovo che il posizionamento orario abbia proprio senso definito, cioè definito il fatto che il baricentro del mondo videoludico è spostato sull'Atlantico fra Europa e America. Purtroppo, per ragioni prettamente commerciali, dovresti prediligere quel genere di fuso orario, perché non ha veramente senso far sì che il mercato, uno dei mercati più importanti, il secondo mercato più importante nel mondo dei videogiochi, debba stare sveglio fino alle 4 del mattino a sorbirsi una rottura di cazzo del genere, quando probabilmente vorrei sapere quanta gente in Cina e in India guarda i Game Award. Ci saranno, saranno tanti, e mi dispiace, minoranza assoluta, però non penso che ci possa essere paragonato. Soprattutto è minoranza assoluta nei confronti, non lo voglio dire con cattiveria, ma nei confronti del chiacchiericcio intorno ai videogiochi, cioè anche se magari a livello numerico fosse paragonabile, quanto si parla e quanto si vive il videogioco in Europa o in America, gli argomenti sono proprio diversi, cioè completamente diverso rispetto a quanto se ne parla. Gli argomenti sono diversi anche in Cina, probabilmente tanta della roba di cui si parla manco sanno che cazzo è, magari manco gli arriva, cioè non ne ho la più pallida idea. Quel posizionamento lì è assurdo. Poi parliamo nel merito. Volete fare un escursus giochi? Io voglio solo confermare da parte mia due cose. Uno, bello vedere il teaser di Mass Effect piuttosto che il trailer della Remastered. Sono contento, bella cosa, abbastanza emozionante. Bello The Two of Us, lì come cazzo si chiama, che mi piacerebbe giocare con te. It takes two si chiama, sì, va bene. E mi piacerebbe giocarlo con te, Pierpaolo, se sono molto infastidito dal tema, perché io trovo violento e sadico e voler imporre alla gente il fatto che una cazzo di coppia di genitori che si vuole separare, tu li voglia per forza fare passare attraverso un percorso catartico per rimetterli insieme, roba del genere. Spero che nel finale si mandino serenamente a fanculo quei due genitori, perché è intollerabile che le coppie non possano scoppiare. Vuoi diminuire il livello di conflitto e di violenza? Assolutamente sì, una separazione civile, promuovi questa roba qua, ma la libertà di prendere due strade diverse e fare un sacco di regali ai bambini e non rompere i coglioni. Siamo liberi, siamo nel 2020. Poi, ultima cosa, sono molto, 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 anche se non me ne frega un cazzo, molto felice, Last of Us, che io trovo l'apice di quello che potevano esprimere i single player, che è riuscito con una storia estremamente lineare, con la sua voglia di provocarti e di farti andare contro quello che tu stavi facendo, una dinamica di gameplay abbastanza forte, emozionante, pur essendo il gioco più banale del mondo dal punto di vista del gameplay e della linearità della storia, si merita tutti i premi che ha avuto. Quindi da quel punto di vista non posso dire niente. Anche se, ricordiamolo, The Last of Us è un gioco che non dovrebbe esistere. Io ho visto uno speciale al riguardo. Recuperate la live Last of Us 2, recuperate la live di finale cortocircuito dell'anno scorso, un gioco sbagliato che non dovrebbe della stagione precedente fino a quest'estate praticamente. Allora, il discorso è un altro, cioè quello che ti volevo, hai fatto benissimo, hai detto benissimo la tua, mi fa molto piacere, ma ti voglio fare una domanda specifica che era un po' una considerazione che avevo ieri sera e volevo sentire la tua. Pierpaolo, ma è fighissimo che bevo e non si vede la bottiglia. Ecco, detto, è tipo l'uomo invisibile, è stupenda questa cosa qui. Pensa che figata se si vedeva l'acqua che scorreva. Se si vedeva il liquido. Era fighissimo. Allora, quello che ti volevo chiedere è un'altra roba, cioè, secondo te quanto tutta questa problematica, perché secondo me la cosa più complessa sono queste tre ore tutte appiccicatici, che appunto non capisci dove inizia una roba, dove inizia la pubblicità, dove ci sono i trailer, come hai detto bene te, quanto secondo te è connaturata al fatto di voler mettere in piedi un evento che è contemporaneamente annuncio di roba nuova e celebrazione dell'anno che si sta chiudendo? Cioè, la pensi come me che sarebbe meglio a questo punto spezzare in due le robe? Cioè fai i The Game Awards, dove passi in rassegna le chiacchiere con gli sviluppatori, i premi, i vincitori, eccetera, eccetera, e The Game Awards...
World Premiere. Esatto. Esattamente. Cioè, non ha un po' più senso, sì, perché secondo me non potrai mai risolverlo. Il problema è sminuisce entrambe le anime, perché quando vuoi fare sto mixchione, ti ritrovi. Mi chiedo Pierpaolo, dal punto di vista commerciale, se tu fossi il 70% dei giochi presentati che con buona probabilità non avrebbero una visibilità né un'opportunità di attrarre, catalizzare tanta attenzione. Ovviamente loro arrivano a frotte, possiamo far vedere il nostro gioco. Se tu li separi, pensi che la gente li guarderebbe entrambi? Io sono convinto, insomma, il pubblico più smaliziato sì. Perché ha fame di novità. Farebbe gli stessi numeri? Allora, per me quello di premiazione non diventerebbe un cagamento di cazzo? No, perché proprio gli Oscar ti dimostrano che non sono un cagamento, cioè sono un cagamento di cazzo, ma sono comunque seguiti, scusate, non volevo dire, anzi, gli Oscar forse sono ancora più cagamento di cazzo, però ecco, negli ultimi anni c'è Lost potente che tiene su l'attenzione. Sì, ecco, più che altro l'hanno cancellato, Lost, l'hanno sì, cancellato. Però per esempio, per fare una via di mezzo, nel senso che per esempio quello sulle premiazioni, che secondo me genera molto meno attenzione, soprattutto sul pubblico hardcore dei giocatori, lì ci metti gli attori. Cioè, allora fai per ogni premio il super attore o il regista, comunque una figura di spicco che viene a presentare il premio, fai una chiacchierata più lunga sui nominati e sui vincitori. Invece in quello su i The Game Awards 2021, o come lo vogliamo chiamare, cioè il World Premiere 2021, lì fai una roba per i videogiocatori, che chiaramente quella roba lì te la vedono a priori, perché se insomma gli dici guarda qua annunciamo tutta una serie di titoli nuovi, secondo me lì accumuli molto più interesse su quell'ambito. Quindi secondo me puoi trovare un compromesso tra le due parti, di sicuro il compromesso non è quella roba di ieri sera troppo lunga, ma poi anche altalenante a livello qualitativo. Qui voglio sentire te, Francesco, cioè abbiamo visto fondamentalmente, cioè dai, alla fine se leviamo giusto The Initiative, che comunque a me non è piaciuta quel tipo di presentazione di Perfect Dark, non smetterò di dirlo, cioè è una roba proprio super generica, ed è un peccato perché poi oggi hanno pubblicato... Sono fare tutte così, Pierpaolo, però. Esatto. Mi sarebbe piaciuto vederlo, soltanto che ho visto l'inizio, un buco tremendo, e poi una persona in piedi sopra un grattacielo. Hai ragione. Tra l'altro... hai ragione, ma cosa devo dire al primo annuncio importante? Guarda il nuovo gioco di Initiative! Boom! Ti posso dire che hai perfettamente ragione, è assolutamente mortificante il nostro comportamento di ieri sera, ma ti dico pure che ti sei perso un cazzo comunque, perché poi lo vai a rivedere e ti rendi conto che comunque non ti sei perso niente. Detto questo ti dico, è un peccato perché poi oggi è uscita, qualche ora fa, prima della puntata, è uscita una sorta di approfondimento che comunque almeno dà qualche informazione sulla scelta del Perfect Dark, su quello che è la storia che c'è dietro, chiaramente troppo lungo per poterlo mettere ieri, però ecco, questo Francesco ti volevo chiedere, cioè la... non so, un po' l'inutilità, cioè, i grandi assenti sono rimasti assenti e quello che c'è stato veramente poca roba davvero interessante di cui poter parlare, che ne pensi? Beh, penso che intanto, ecco, il trailer di The Initiative alla fine non è stato molto diverso dal 99% dei trailer. L'unico gioco che si è mostrato senza paura è stato quello di Farer, quindi It Takes Two. Anche Back 4 Blood. Esatto, sì, che però lì c'era il problema di questa super presenza di giochi co-op in quattro persone, sì, tipo E... Sì. Che praticamente uno si sovrapponeva a quell'altro, a un certo punto non si è capito. Però stai parlando di due doppia A, nessun tripla A ha mostrato qualcosa. Esatto, nessuno, anche perché non c'è tempo, abbiamo visto quanta roba ci vogliono ficcare, quante pubblicità ci vogliono ficcare, anche perché a un certo punto, a parte due o tre interventi, le pubblicità erano assolutamente indistinguibili poi dal prodotto che veniva presentato, e questo qua secondo me è estremamente brutto. Naturalmente mi ricollego a tutto quello che è stato già detto da voi, l'esperienza visiva anche da un appassionato di videogiochi matto, pazzo per i videogiochi è tremenda, cioè è una roba che non vedrei mai nella vita. Se non dovessi farlo per lavoro, io non lo vedrei mai. Mi vedrei tutti i trailer che mi interessano. Esatto, assolutamente. Il giorno dopo, a me della premiazione mi interessa poco, perché trovo che la suddivisione dei premi sia assolutamente anni 90, quindi non ha nessun senso che mi metti strategia e flight simulator, ma che cazzo stai a fa? Animal Crossing insieme a altri giochi family, quando
Animal Crossing andrebbe premiato a prescindere insieme a Flight Simulator. No, gli attacca il pippone, Francesco. Culo. Ma quanto è brutto la gente del nord che parla in romano. Ma poi Alessio con questa inquadratura che si chiude la finestra non si può guardare, c'ha sta lama di luce in faccia, sì. Orripilante, tutto bruciato, non si capisce niente proprio. Vai, dicevi insomma, non ti faceva schifo. Immagino che sia crollato tutto quando mi lamentavo della suddivisione dei premi, che oramai è una roba anni 90, una roba che facevo io negli anni 90 quando scrivevano le riviste, i videogiochi, quindi e che oggi non ha assolutamente senso. Immagino che sia quello il punto in cui poi si è fermato il tutto. Quando siamo premiare i giochi per la loro specificità e non ricondurli a categorie che sono anacronistiche, soprattutto nel mondo dei videogiochi, dove i generi imbarazzanti uno nell'altro. Esatto. Molto bello. Cioè, che cosa mi metti Flight Simulator con Crusader fa schifo. Ma la cosa dei generi, ma so già 3 anni che non ha senso più la suddivisione, ma pure action adventure, cioè ormai è completamente senza senso come distinzione action adventure. Sì, poi infatti devono mettere le specifiche. Noi che andiamo a votare abbiamo ovviamente questa sorta di guida alla votazione per scegliere dove piazzare i giochi, per cui c'hai action, sono quelli dove è preponderante la fase di combattimento, action and adventure è quella dove è preponderante i puzzle e l'esplorazione. Ma che senso ha? Cioè, proprio capito, quando devi cominciare a dare delle specifiche della questione già stai sbagliando qualcosa, perché vuol dire che non sei più intuitivo, e quando non sei più intuitivo vuol dire che non rispecchi più la realtà o comunque la leggibilità. Secondo me andrebbero scelti prima i titoli speciali e a quel punto gli viene dato un premio all'altezza. Al titolo, sì, esatto, al titolo, perché cosa stavo dicendo di Animal Crossing? Stavo dicendo che Animal Crossing è un titolo che non lo puoi mettere insieme ad altri titoli, è un titolo che andrebbe premiato a prescindere, perché Animal Crossing non deve essere, non è il miglior family game. Sì, ma poi pure family, cioè ormai fa schifo. Perché fa ridere, perché appunto anche in una nella macro categoria del Game of the Year, che taglia un po' trasversalmente tutto, cioè comunque il GOTY è un sulle The Game Awards sono dei premi che vengono dati dalle riviste di settore. Sì. Ma tu ce lo immagini un Per Paolo Greco che voterà mai Animal Crossing? Impossibile. Ma quasi tutte le redazioni riconoscono il valore seminale di Animal Crossing, ma difficilmente un hardcore gamer. Chiudo rapidamente, dicevo che le redazioni comunque composte da esperti del settore e grandissimi amanti del videogioco, pur riconoscendo le caratteristiche intrinseche e il valore seminale di Animal Crossing nel suo genere come videogioco divertente e totalizzante, non potrà mai emergere come Game of the Year. Come dice giustamente Serino, Animal Crossing va premiato in quanto videogioco, in quanto Animal Crossing, né più né meno. Se lo vai a ricondurre in categorie, purtroppo emerge soltanto nei family game, per questioni prettamente numeriche. Sì, che fa schifo, perché comunque family game è sminuente. È quasi come diceva Flight Simulator, dove cazzo lo metti? Che simulatore ne esce uno ogni 3 anni o roba del genere? Cioè, non ha nessuno, infatti lo vanno a ricondurre in quella categoria strategica. Sì, che sono completamente perché ci sono queste due categorie: family, che diventa negativizzante ormai parlare del gioco family, e strategy sim, che è negativizzante uguale, perché fa pensare al gioco super hardcore. Capito? Dove lo metto? Lo metto nei giochi strategici, che ormai proprio il gioco strategico è l'emblema del giocatore PC rinchiuso nella stanza con mouse e tastiera. Quindi è fighissimo. Orribilante. A parte che avevate paura durante la live che vi bloccassero, vi bannassero. È stato figo il fatto che l'idea per il trailer What a Wonderful World è stata presa da Microsoft, da un ragazzo che aveva fatto il fan trailer, e era già stato così potente, viralizzante, che l'hanno fatto diventare una roba ufficiale. Cioè, io se fossi quel ragazzetto lì avrei il cazzo duro e chiederei i soldi. Guadagno zero. Scusami, ma scusami, avrei il cazzo duro così e me lo martellerei. Aspetta, però Alessio, non è che mi pare sto gran colpo del genio prendere le immagini di Flight Simulator e metterci What a Wonderful World. È nella semplicità, esistono centinaia, no, un genio un par di palle. Su Reddit ce ne stanno centinaia di robe così. Cambia, però uno emerge, uno diventa virale.
No, ma è bellissimo, ha fatto un bel lavoro. Sì, stiamo vedendo il capolavoro, stiamo vedendo questo, è incredibile. Questo cerchiamo ancora. Io, cioè, sono stato quest'oggi e l'ho rivisto un paio di volte. Perché spiegavo prima nel fuori onda la cosa che è veramente. Che cosa stiamo vedendo Ark 2, cioè questo trailer di annuncio di Ark 2. Che perché Ark 2 avrà, tra l'altro, sarà strapieno di attori. Mi auguro non tutti in queste situazioni, perché veramente sarebbe un uso, uno spreco incredibile degli attori. Cioè, lo stavo riguardando, la cosa che è imbarazzante di questo trailer è che non sembra un trailer in CGI con una brutta CGI. Cioè, se dici, ho fatto fare una roba tutto in computer grafica, però da un team che non, cioè, che c'ha pochi soldi, quindi non riesce a fare una bella computer grafica. Sembra come se abbiano utilizzato un motore, un engine di un gioco, con degli asset brutti, perché quindi si vedono anche le animazioni che non sono pulite. È non strano, so, è veramente una roba brutta e nessuno se lo spiega questa cosa qui. Non me lo sono riuscito a spiegare perché è veramente una brutta roba, purtroppo. Però vabbè, così è andata. Comunque niente, dicevamo, stavamo dicendo dei Game Awards. È in engine, infatti vedi, ce lo stanno confermando che è in engine. E il problema è che è brutto in engine, perché è una roba brutta. Ma aspetta, non è nemmeno brutto, è bello e brutto allo stesso tempo. È quella cosa strana tra veramente l'Uncanny Valley. È un po' Uncanny Valley, non nelle espressioni, che lì fortunatamente l'abbiamo superato. Le animazioni. Esatto, Uncanny Valley nelle animazioni. Le animazioni e il sangue sono veramente una roba di una bruttezza unica, è quello soprattutto lei che fa la linguaccia a quel punto. Sì, proprio... lei che fa la linguaccia, è clamoroso. È proprio anche scritto male, esatto, male. Adesso arriva la linguaccia, ragazzi, adesso arriva. È tremendo, molto... quel pezzo lì veramente fai, mamma mia, che cagata. Che cagata, perché lì proprio vuol dire che è scritto male, esatto, concepito male. Però in fondo, alla fine, l'annuncio è bello potente. Sì, l'annuncio, tra l'altro, si parla di un'esclusiva per Xbox. Tra l'altro, anche quest'oggi sono arrivate un po' di informazioni. Aaron Greenberg ha twittato dicendo che probabilmente sarà, cioè stanno lavorando per rendere un'esclusiva Xbox. Però è terrificante. Ma scusate, Mark, non è un mezzo MMO? Cioè, sì. Che senso ha pagare tutti sti cazzo di attori e roba del genere? È come Star Citizen, Alessio. È come Star Citizen. Cioè, li usano nei trailer o li incontri per la strada? Gli attori non li usi per l'MMO. No, ma magari c'è una storia. Che ne sappiamo? Però magari Ark 2 non ha un arco narrativo. Non lo possiamo sapere. Ma sicuramente ce l'ha questa cosa dei viaggi nel tempo, degli artefatti alieni. Qualcosa ci sarà. Non lo so, comunque è un qualcosa che non voglio vedere, per quello che mi riguarda, anche se so che Francesco è un grandissimo fan di Ark. Diciamo che qua a me non me l'hanno venduto. No, io non sono un grandissimo fan di Ark, ne riconosco il successo e il valore. Quello è innegabile, ragazzi. Quello dice, è un'esclusiva importante per un certo tipo di pubblico. Di Serino non smetterò mai di apprezzare, questo lo dico senza prenderlo per il culo, ma anche prendendolo per il culo, il fatto che lui sia innamorato dei giochi dove il gameplay e il divertimento sono emergenti rispetto alle intenzioni dei programmatori. Perché è la cosa più difficile da fare. A lui piacciono... Fare. Esatto, sistemici, piace, giochi sistemici. Che venga creata la situazione e deve emergere qualcosa di nuovo che soprattutto garantisce non longevità al titolo, varietà e divertimento su un piano completamente diverso da muovere Ellie e farle ammazzare con tre frecce di stronzi. E sono molto d'accordo con te. Io leggo al volo un commento che è arrivato da Royz che dice: dai, Seri, ti prego, basta elogiare la merda. Quindi siamo abbastanza allineati. No, perché probabilmente quel tipo di pubblico non è lo stesso pubblico che compra Ghost of Tsushima. No, ovvio. Per fortuna ci siano giochi per tutti i pubblici, lo ripeto sempre. Ci sono due cose che ti voglio ancora fare, Alessio, due domande che ieri ne parlavamo durante l'evento. Uno, come mai non c'era Slime & Swipe neanche ieri? Comunque io quando ho visto i giochi presentati per LG Wing, insomma, miglior titolo mobile, eccetera, mi aspettavo un reveal di Slime & Swipe. E Paolo, purtroppo i risultati del Covid mi sono arrivati soltanto stamattina e quindi non ho potuto dare la disponibilità. Dovevo esserci, ma mi hanno depennato perché non ho potuto dare disponibilità per l'intervento. Geoff mi aveva chiesto, io te lo faccio vedere ovviamente, ma vorrei che tu fossi presente. Ho detto rimandiamo alla prossima volta. E quindi che facevi, gli applausi finti per gli altri giochi? Esatto. Io c'avevo il pulsante applausi. E poi la seconda domanda è: visto che non c'è ripresa della MSwipe, in moltissimi ci aspettavamo tra i momenti musicali il lancio del tuo nuovo singolo. Come mai non è successo neanche questo?
Quello non è ancora pronto, purtroppo. Sto elaborando, devo dire che sono in un momento in cui è presente quando scrivi, riscrivi, scrivi, sì, e riscrivi. Purtroppo l'essere da solo mi ha fatto un po' incancrenire. Ti manca la delusione d'amore, ti manca. Esatto, ti manca una grossa delusione d'amore. Bisogno di confronto. Ti manca una performance fallimentare a letto, ecco cosa ti manca. Qualcosa che esatto, ti spinga. Perché di solito quando mi masturbo sono sempre abbastanza soddisfatto di me stesso. Però perché ho degli standard molto molto bassi. Senti una cosa, Alessio, questo è importante. Quale dei tuoi meravigliosi brani sceglieresti per come colonna sonora per un trailer di Flight Simulator? Cioè, a parte What a Wonderful World, che esatto, ce l'ho, e Little Sparrow si chiama, è solo un tema solo musicale. Te lo manderò assolutamente, Serino. Ok, quindi non è stato mai pubblicato? Non è stato pubblicato, è stato pubblicato, non è stato pubblicato con l'album a pagamento, okay. È stato rilasciato gratuitamente, per i fan. Ma senti questa idea, ma scusami, perché non lo provi a dare a qualche grosso cantautore italiano per vedere se ci costruisce sopra un testo, un cantato? Visto un po' come quando venne proposto Minuetto, che girò vari scrittori fino a quando arrivò a come cazzo si chiama? Scusami, che non ho idea. Minuetto di chi è? Non me lo ricordo. Dai, il Califfo, Califano, finché non arrivò Califano, scrisse quelle parole meravigliose, bravissimo, le passò a Mia Martini, pianse, ed è un capolavoro senza tempo. Ecco, una roba del genere, perché non ci provi anche con Little Sparrow? Cioè, lo provi a dare, che ne so, lo dai a Vasco Rossi, lo provi a dare, capito, a qualcuno, a Mogol... Sì. A qualcuno di questi, sì, senti, sì, se magari qualcuno ci costruisce un testo. Ma vuole anche qua, c'ha la tenuta qua a Perugia, è anche un amico, vedi, di amici, posso anche andargli a rompere il cazzo. Vedi? Magari mi dà anche da mangiare. Ma c'è calato di dire che sei venuto da Milano. Secondo me lo Laura Pausini, capito? Qualcuno di questi. Tornando a Game Awards, sì, quali altri titoli qua ci sono stati? C'è Callipo Adventure. Sì, poi ti è dato Callipo che sono quelli che fanno il tonno calabresi. Callipo Adventure, c'è entusiasmo, è molto rischioso secondo me, perché proporre un titolo alla Dead Space, fatto da quello di Dead Space, sicuramente sortirà tanta attenzione, ma la sostenibilità economica da un team terze parti e non da Sony o Microsoft è una roba difficile. Ricordiamo che si chiama in realtà The Callisto Project. Callipo sono quelli che fanno il tonno, ribadisco. Poi cos'altro hanno sbombardato? Guarda, di grosso c'è stato, insomma, Perfect Dark, che comunque ribadivamo prima, sì, un trailer comunque abbastanza tristotto. Poi c'era stato appunto The Callisto Project, come hai detto benissimo te, sicuramente molto interessante, perché è un titolo paraculissimo, perché si rifà a quella grande mancanza che è l'horror fantascientifico di un certo livello che fondamentalmente dopo Dead Space e Alien Isolation. Ti piace Dead Space? Ci sono dei documentari meravigliosi. Dei documentari meravigliosi sul making of di Dead Space. Vi consiglio di guardarli, perché sì, è stata un'epopea meravigliosa. Soprattutto le scelte stilistiche artistiche del personaggetto lì che ti piace, quello un po' ciccio, come si chiama? Glenn Schofield. L'ideatore di Dead Space. Glenn Schofield. Esatto. Glenn Schofield. Lui è uno con le palle proprio. Glenn Schofield. Fa quello che vuole. Esatto. E lui comunque ritorna, ecco. Insomma, prova a giocare in casa, mettiamolo così. Poi c'è stato chiaramente questo doppio teaser. Uno molto, secondo me, molto inutile di Dragon Age, con ovviamente in cui si intravede Solas, che probabilmente sarà appunto il bravo cattivone. Pierpa, prima di dire l'altro, è che cosa ne pensate di quel trailer? Perché inutile, io ho sentito inutile. Ah, per te è inutile, però Serino diceva gli è andata bene quella roba lì, per me non era da fare. Cioè, se c'è un teaser che non andava fatto dopo aver già fatto teaser, sì, sì, all'ultima conferenza di non so che cazzo, cioè per rilasciare quella roba lì che non dà setting, può cambiare in qualsiasi istante, inutile. Calcolando che è evidente, scusate, che non c'è niente, inutile, hanno già cambiato due volte, hanno già tolto il nome, hanno anche già tolto il titolo addirittura, che prima c'era un sottotitolo. Lo vedete che non c'è proprio lo spazio? Tutti fanno così. Appena il gioco è un po' più grosso, quello diventa automaticamente un luogo, i VGA, dove non mostrarne il gameplay, perché non hai tempo, non c'è proprio il ritmo giusto per fare una roba del genere. Ma infatti non sto dicendo ho mandato il gameplay, cioè semplicemente non dovevamo presentare quella roba. Non serve a niente. No, è nulla. Allora non serve a niente proprio il VGA. Guarda, no, vuoi sapere che non è vero, perché il teasing di Mass Effect, che invece...
esatto, infatti dici che stai lavorando, ma hai fatto un annuncio che stai lavorando su qualcosa, sono d'accordissimo, no, però sono d'accordissimo che stavano lavorando su Dragon Age, lo sappia da 2 anni. Sì, sì, sono d'accordissimo con Alessio. Dragon Age però proprio... la prima volta che vedevi il setting, che vedevi un po' il ma che visto, ma cioè lo cambiano dopo domani quella roba lì, è perché Massef lo cancellano dopo domani, l'abbiamo visto 1000 volte, non lo so, per me è completamente inutile quel trailer di Dragon Age, è veramente una roba piazzata lì completamente sbagliata. Cioè Dragon Age è un titolo di una importanza e di una stratificazione che ci puoi fare un evento di mezz'ora dedicato, fatto da Electronic Arts, in cui finalmente spieghi dove è ambientato, fai vedere qualche cosa, fai vedere dei concept art, cioè fai capire dove sta andando il gioco. Ributtare l'ennesimo teaser, perché è il terzo teaser, completamente inutile, completamente sganciato da tutto, per un titolo di quella profondità. Addirittura ne parlavamo ieri, Francesco, forse addirittura un reboot, non si capisce più, non sembra manco che è un sequel, forse diventerà addirittura un reboot, per me è completamente buttato a caso, proprio buttato in caciara. Invece Mass Effect, qualche commento? Sì, fammi finire solo questa cosa qui. Invece dicevo Mass Effect, al contrario, molto interessante, un bel teasing finale, comunque l'annuncio che Mass Effect continua, che quindi no, perché era girata anche qui la voce di un possibile reboot, invece continua, ci sono già tantissime analisi, perché a quanto pare potrebbe addirittura essere una sorta di mix tra uno dei finali di Mass Effect 3, ma che tenga conto anche della linea di Mass Effect Andromeda, quindi Pathfinder, Liara, che cercano in qualche modo quello che è rimasto di Shepard, quello che sarà, e comunque è interessante, cioè la volontà di portare avanti un franchise che con Andromeda era stato dato per morto, invece sembra esserci quell'interesse lì, insomma comunque l'ho trovato sicuramente più interessante. Detto quello, per me basta, per me The Game Awards sono... tutto il resto è inutile, fine della questione. Tutto il resto è noia. Tutto il resto è noia, confermo assolutamente. E detto questo, vai, vocali prima di passare vai. Tormento. Mamma mia, perché lì io veramente non ho nulla da dire. Non ho nulla da dire, non c'è veramente nulla da dire in quella roba lì, quella gragnuola di annunci uno dietro l'altro, che secondo me è il modo migliore. Dillo dopo! Già sì. Non hai niente da dire! Ah, esatto. Hai rotto il cazzo per adesso! Buongiorno, utenza del cortocircuito. No, perché dopo non avrò comunque lo spazio per dirlo. Basta. Switch da Milano. Una domanda per Cavallo Greco. Se domani ti svegli e ti trovi Eliana con le mani nella faccia di Pianella, com'è che reagisci? Bella questa domanda, molto bella domanda, interessante. Perché le mani, io ho delle mani perfette. Allora, le mani potrei scambiare con quelle di Eliana, perché ha le unghie più lunghe di Eliana, comunque ha le mani molto curate e ha le unghie lunghissime, Alessio, quindi potrei tranquillamente scambiarle per le mani di una donna molto curata. E che schifo, mamma mia, quel bianco delle unghie lunghissime fa veramente vomitare. E il problema è la faccia, sicuramente. La faccia è sicuramente un problema. Vai, prossima domanda. Buonasera, Polale. Ragazzi, avete mai avuto il dubbio, anche solo per un secondo, che potesse non vincere The Last of Us Parte 2? Un abbraccio. Beh, io un pochino a un certo punto ce l'ho avuta la preoccupazione. Qual era l'alternativa? Qual era l'alternativa? Beh, un po' il Ghost of Tsushima, che comunque era arrivato a sorpresa, magari poteva essere votato in modo più massiccio. Ma e... da chi? Dalle redazioni? Lo stesso discorso di Animal Crossing. Beh, ma chi cazzo lo vota nelle redazioni? Chi è che lo vota nelle redazioni oltre Last of Us? Cioè, quando c'è la consapevolezza totale per le redazioni di che cos'è Ghost of Tsushima? No, mai. Secondo me, a livello critica, secondo me era proprio strachiamata. Esatto. Reformata. Non era possibile. No, vabbè, io un minimo di dubbio me l'ero tenuto tutto qui. Poi, ovvio, ho dato per scontato che naturalmente vincesse The Last of Us. Sicuramente è stato l'anno, uno di quegli anni con pochissimo dibattito sul possibile gioco dell'anno. Vado. Lo sapevi che quando trattieni una scorreggia, alcuni dei gas vengono assorbiti nella tua circolazione e successivamente espulsi dai polmoni. Una quantità sufficiente di questo gas si converte trasformando la flatulenza in rutto. Alessio, hai più o meno una spiegazione scientifica per le cagate che dici con la bocca? Beh, però non lo sapevo, cioè, quindi, ma diventa un rutto puzzolente, quindi, se quando trattieni le scorreggie? Mi sa di sì. Incredibile questa cosa. Cioè, perché voi avete mai sentito sapore di merda mentre ruttavate? Cioè, ho sentito gli odori più improbabili a livello digestivo, ma mai la cazzo. Ma perché, allora, adesso qui entreremo in una situazione un po' pericolosa. Il problema è che tu l'odore di feci ce l'hai perché
hai come si dice, lo stronzo in canna, e quindi viene microfiltrata l'aria nel momento in cui esce, altrimenti non sa di merda. Tra l'altro, quello che a me dà... Ah, perché il gas che hai all'interno, certo, viene microfiltrato tramite, esatto, la merda. Sì. Esatto, è come se... Ma non è prodotto dalla merda per, no, fermentazione? No, sì, beh, dalla fermentazione, però no, non dalla merda già prodotta, capito? Insomma, se stringi le chiappe, va su e ti esce dalla bocca. No, se stringi le chiappe, dalla fai faccia. Il sibilo. E chiami i cani. Chiami, esatto, cani, chiami, se sei molto bravo. Vai, dai, un altro, altre tre. Allora, a me dei TGA non me ne frega niente, ma un dubbio che mi attanaglia da mesi. Ma perché cacchio Serino dice spengere invece di spegnere? Effettivamente lo sai che pure io ho questo dubbio, Francesco, lo volevo dire anche l'altro giorno fuori onda. Maledetti Toscani, dici sempre spengere. Perché dici spengere? Sei sbagliato proprio, spengere? No, è corretto, ma desueto e toscanizzato, di merda. Sì, vabbè, è sbagliato, quindi vuol dire non lo usa nessuno, spengere. Secondo, no, me sei in desueto classe... Desueto non vuol dire sbagliato. No, ma secondo me sei in classe o su un tema scrivi spengere, secondo me ti dicono che devi dire spegnere. Hai visto qual è il riferimento di Pierpaolo sulla correttezza della lingua italiana? È la maestra quando faceva i temi. Secondo me no, la crusca, no, il dizionario. Beh, ma che c'entra, no, sicuramente? Però attenzione, no, se io mi baso sulla crusca, il dizionario, gota, sicuramente il spingere... dei letterati. No, non hai la capito. La tua maestra delle elementari. Sì, è l'uso reale. Sì, è l'uso reale. Per me è l'uso reale. Allora, sì, scusate, per me è l'uso reale. Entrambe le forme, sì, derivanti, vabbè, dal latino expingere sono corrette. Tuttavia, spegnere è ampiamente diffusa in tutta Italia, mentre, esatto, spengere maestra... è usata soltanto in Toscana. Ci avrà avuto la maestra toscana, l'avevo maledetta. L'avevo già detto. Però la maestra di Pierpaolo è di Latina, braccio alzato, sempre dritto, e si dice spegnere, Achtung! No, si dice uccidere, cioè sostituiva lo spengere con uccidere. Uccidere! Per me adesso vi dico la mia, quando sento una persona che dice spengere, per me è una persona ignorante. Adesso ho detto la mia, tieni, becca di questo. Poi dopo, per me sì, per me fa schifo, per me quando sento dire spengere, per me vado e automaticamente dico questo qua non sa che si dice spegnere. Per fortuna il mondo non gira attorno ai tuoi, per te, Pierpaolo. Infatti dico, parlo per me, ma infatti io ti ho detto deve diventare, allora, legge, deve diventare legge, ho detto. Ma Pierpaolo, non l'ho detto questo. Per me, spegnere non si può sentire. Francesco, io ti do l'ok. Ogni volta che lo dico, tu mi devi dire, Francesco, mi raccomando, spegnere, va non bene. Spegnere. Ok, no, bene. È giusto, è così che si migliora. Attaccagli, compragli anche uno di quei plug anali dei siti porno, spegnere, che tutte le volte che dice spegnere, sì, gli vibra nel culo. Come si chiama? Love Sense, tipo, non mi ricordo mai come si chiama. Esatto, fighissimo. Quella roba, sì, gli spingi, sì, un, sì, bottone, gli vibra nel culo. Ma però gli potrebbe piacere, dopo continuerebbe a dire spengilo, 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 spengilo. Ma senti altri due audio o no? Pratico, spegnilo, mi trovo, lo trovo proprio cacofonico, sai, spegnilo. Allora, per me spengilo è proprio, cioè, veramente una roba... Per me spengilo mi scoppia la testa quando lo sento, però va benissimo, guarda che va benissimo alla nostra chat, perché sono tutti contentissimi che tu dica spengere e tutto il resto, perché sono scemo io a dire spegnere, adesso siamo... Sai, con noi, sei nella chat nostra, c'è il ribaltamento, quindi sono strano io che dico spegnere, sei... è giusto... Ma non è vero, non fare la vittima, perché vedi che c'è, esatto, anche chi dice... Perché è insopportabile, Pierpaolo. Mi fai sentire il prossimo? Ci fai sentire il prossimo? Sono 7 minuti, ci fai sentire le prossime 2 anni? No. Gianluca Dremini, buongiorno, vi chiedo, gli annunci di Disney di ieri sono segno di una loro maggiore volontà di potenziare la piattaforma di streaming? Ci possiamo aspettare lo stesso impegno in futuro anche nel settore videoludico? Ad esempio iniziando con Marvel Avengers prima che naufraghi definitivamente? Interessante questa domanda. Questa la faremo... la premessa, però non ho capito la premessa. Che tutti gli annunci fatti da Disney sono in funzione della volontà di spingere ovviamente la piattaforma Disney Plus. Se ci possiamo aspettare uno stesso tipo di sforzo anche per quanto riguarda i videogiochi, dei giochi Disney, delle proprietà Disney. Questa la farò dopo, quando facciamo entrare Mori, iniziamo a parlare più specifico Disney. Fammi sentire l'ultima. Complimenti a Leonardo Bonucci per la sua prestazione. Sì, sono Francesco, volevo fare i complimenti a Leonardo Bonucci per la sua prestazione contro il Barcellona. Non sapevo che presentasse anche il cortocircuito, ma poi che cuore che hai, porti anche tuo nonno Alessio.
Ma chi è? Io non so manco chi sia Leonardo Bonucci. È un riferimento calcistico che noi non possiamo assolutamente, non possiamo vedere. Fammi vedere. Scusate, Leonardo... però, sì. Però, ah no, sì, magari può... Leonardo Bonucci. Leonardo Bonucci è un bellissimo ragazzo, magari ci assomigliassi, ragazzi. Possiamo bannare, possiamo bannarlo però dal gruppo di multiplayer. Qui. Vabbè, allora io faccio così. Mentre fai sentire il prossimo messaggio, io comincio a far subentrare Antonio, va? Ciao ragazzi, Gabriele dalla provincia di Cuneo. Questo Cyberpunk ci ha dato un po' l'indicazione che i prossimi giochi saranno veramente AAA, opere di 10-12 anni che poi escono sporche, che hanno poi bisogno di un anno per essere pulite. Io la vedo terribile come roba. Cioè non l'ho capita questa qua. Non è chiara. Ah no, ha detto, ha chiesto, è bella come domanda. Chiede se Cyberpunk possa essere l'emblema di una nuova tendenza dei videogiochi che hanno raggiunto una scala di complessità tale per la quale l'arco di produzione sarà comunque lunghissimo e comunque quando usciranno dopo questo arco eterno saranno comunque un coacervo di bug e robe del genere. Ah, ho capito. Cioè, dal mio punto di vista non è tendenzialmente così, perché un gioco complesso e articolato come Cyberpunk... Bravo, Non è il settore dei videogiochi, non è tutte le esperienze possibili che si possono fare. E soprattutto credo molto, ne abbiamo parlato spesso con Francesco, che l'industry andrà in direzione di semplificare il processo produttivo in qualche modo, perché effettivamente sta diventando qualcosa di insostenibile. Da quel punto di vista CD Projekt Red ha dimostrato che si è trovata a cavallo di due generazioni, che è un'impresa titanica fare una roba del genere, quasi impossibile anche per un team mostruoso, saranno stati in 300 a lavorarci. No, pure di più, secondo me, se non ricordo male, c'era stato un momento che avevano superato le 500 unità in un momento di bug fixing, di bug testing. Sono molto molto... Allora, potrebbe essere un riferimento per la tendenza degli open world, chiaramente. Cioè, mi posso aspettare che il prossimo The Elder Scrolls, che comunque è un prossimo... Magari GTA già è diverso perché Rockstar lavora un po' differentemente, però magari dal prossimo The Elder Scrolls, cambio di motore, cambio di generazione, tutto quanto, potremmo trovarci davanti a una situazione similare, anche perché Bethesda è una di quelle che comunque, insomma, non lavora benissimo con la pulizia dei bug. Ma dopo CD Projekt però possiamo dare per scontato che nessuno proverà mai più quel genere di robe cross-gen. Non lo so. No, quello no. Per un po' Xbox, un po', sì, stesso sì. Microsoft ha promesso che One X, per esempio, ma anche One S, dicevano fino a ieri, hanno detto che ci sarebbe stato anche Flight Simulator per la vecchia generazione, sì, esatto. Che, ripeto, ve lo dico qua, allora aprite bene gli orifizi, perché poi non voglio... Vero, vai. Allora, ve lo dico, preparatevi, secondo me Flight Simulator sulle console vecchia generazione farà cacare. Potrebbe essere molto bello, un miracolo, non lo posso escludere, però non dite che... certo, Flight Simulator non è un gioco da 8 milioni di preordini, quindi sicuramente non si creerà quella situazione. Però poi non dite che non ve l'abbiamo detto. Anzi, non venitemi a dire gli avete dato 9, gli avete detto che è un capolavoro, 1000 parole per farci venire l'hype. No, se venisse un colpo, stiamo parlando della versione che già esiste. Confermiamo, okay? sono assolutamente con Francesco. Se pensate di giocare... è appena uscito un po' di scorreggia dall'esofago. Se pensate di giocare Flight Simulator, non lo giocate su Xbox One liscia, e probabilmente state attenti se volete giocare su Xbox One X, chiaramente, perché sarà rischioso. Probabilmente non sarà buggato, ma sarà rischioso. Detto questo, io direi... hanno già detto che non... forse hanno aggiornato, perché fino a ieri, fino all'altro ieri, anzi, il gioco era previsto anche per tutta la famiglia Xbox. Quindi ottimo. Hanno tolto poi la compatibilità con quelle precedenti. Buono a sapersi. Però... abbiate dei dubbi su Serie S. Allora, nuova, dai, senti, fammi un piacere, Francetti, spegniti e riaccendi la telecamera, perché non capisco perché vai e vieni continuamente. Ti frizzi continuamente. Ne approfitto però invece per far entrare finalmente. Benvenuto, Antonio. Ti trovo in splendida forma. Buongiorno, buon pomeriggio. Molto bene, molto bene. Ciao a tutti, ciao giovani. Stavo spengendo il telefono.
Ok, mentre penso ai mentre trattenevo scorregge esofagee. Mi senti? Sì, però è un audio un po' di merda. Non so se non ti ha preso il microfono o qualcosa del genere. L'audio non è il massimo, però comunque ti si sente. Detto questo, allora, siccome non vorrei partire col tuo solito monologo che poi ti inventi che non ti possiamo zittire tutto quanto, abbiamo fatto una regola, e cioè Alessio e Francesco sono pronti a sacrificarsi, e quindi se cominci ad andare lungo e non ti fermi, io abbasserò il volume di Skype, quindi così sarete tutti. E mettiamo la musica dell'ascensore piuttosto, che rompe meno il cazzo. Allora, detto questa cosa qui, credo che tu stia provando a sistemare il microfono. Allora, c'è questa aspetta, lo sai che hai detto? Adesso ti senti bassissimo. Bassissimo, mi senti così? E così? Sì. Invece? Sempre più basso, sempre molto basso. Ma com'è possibile? Non lo so, ti sento. No, non ti sta chiaramente prendendo quello, è abbassato e si sente bassissimo. Io continuo a avere problemi alla telecamera, fammi sapere. No, sono un coglione io. E allora devo uscire da Skype, ecco, per risolvere. Adesso mi senti bene. Sì, adesso ti sento bene. Non farlo. Sì, ero un coglione io, scusate. Non è un problema, siamo abbastanza abituati. Comunque, ma se che faccio? Esco da Skype o è sì, un problema? No, esci da Skype e rientra, non è un problema, Francesco. Esci dalla chiamata e rientra. Non è la camera, Skype. Allora, ci dispiace che siamo tutti maschi, come stanno giustamente dicendo anche in chat. Io purtroppo ho cercato di convincere Antonio a cambiare sesso, insomma, questa mattina quando l'ho invitato, ma purtroppo non è stato così, non ci posso far nulla. Allora, cos'è successo? Ieri, stanotte, mentre c'era una rottura di cazzo cosmica che rispondeva al nome di The Game Awards, c'è stata un'altra cosa che sulla carta era super interessante, ma che dal mio punto di vista si è dimostrata essere una rottura di cazzo astronomica anche quello, ovvero ovvero questa sorta di conferenza per gli investitori Disney, dove Disney ha fatto un po' la tabella di marcia di quello che sarà, di quello che arriverà sui due suoi, per quello che riguarda i suoi, diciamo, più grandi brand, i suoi più grandi cappelli, Marvel. Scusa Pierpa, domanda a cui non ho trovato risposta, ma questo evento era streamato sì. Ma per il pubblico in generale? No, era per era chiunque poteva accedere, però era, diciamo, dedicata agli investitori, però sì, era libero. E chiunque poteva accedere, perché sì. Nessuno di Lega Nerd. C'è stato già questo dibattito stamattina e vorrei evitare di rimettere in piazza un dibattito che ho già avuto. Ah, quindi c'è dichiarazione per Paolo Greco, responsabile editoriale di NetAddiction, sì. Liguori di Movie Player e Moro fate di cagare. Lega Nerd sono degli incompetenti coglioni incapaci. Confermo. Okay. Antonio lo vorrà confermare. Sì, no, allora, con il senno di poi lo confermo assolutamente. Il problema è che ieri sembrava dovesse essere il solito evento per gli investitori in cui riconfermavano le cose già annunciate, magari facevano così qualcosina in più, e invece hanno sparato 52 nuovi annunci. Ma vai a cagare, Moro, devi andare a cagare. Marvel, che Vincenzo Lettera... Cagato prima. Vincenzo Lettera si è fatto una live di 2 ore e mezza su Yakuza, in cui hanno detto alla fine che stanno lavorando al prossimo, e in mezzo ti dico solo giapponesi che parlavano di niente. Era una roba alla presentazione della lineup di Disney. Non diciamo, nell'economia della mia vita ho messo pro e cons, ho detto ma sai che c'è di fare la live fino alle 4 di mattina non ho molta non annunceranno. Il pro e con è lavoro mi faccio i cazzi miei, lavoro mi faccio i cazzi miei. Sbagliai, mi dispiace, sbagliai. Comunque oggi abbiamo tante cose di cui parlare. Ne ho parlato finora, anzi sto finendo la voce. Questa è sempre in onore di Star Wars. Esatto. Però insomma, parleremo. Allora, cosa è successo? C'è stato, quindi dicevamo, questo scusami, però Pierpaolo, ultima cosa. Posso devo finire, ok. Vai avanti, a favore di Moro, che ieri notte mi ha detto: cazzo, stanno compartendo gli annunci, voglio aprire la live assolutamente perché è importantissimo, ma Pierpaolo ha imposto di mettere il player dei TGA anche su Lega Nerd. E allora lui ha detto: ho provato a convincerlo, ma non è stato verso. Non c'è mai stato questa dichiarazione. C'è stata la richiesta: se non ci avete niente di meglio da fare, mettete l'embed, ma non c'è mai stato, non fate nient'altro, mi raccomando, tenete l'embed. Detto questo, come dicevamo, Marvel e Disney. Allora, io non so da quale dei due è peggio. No, io vorrei iniziare con Star Wars. Allora, Star Wars, io ho letto una serie di messaggi meravigliosi. Tra l'altro uno c'era proprio fra i nostri commenti a una delle notizie che dicevano: ammazza, mi sento spremuto un po' pure io, scriveva quello là il commento che mi ha fatto molto ridere. Cioè, allora, se vuoi, guarda, scusami, ti fermo un attimo, secondo me c'è una roba ancora prima che ce la risolviamo in 2 minuti, che è l'annuncio di Star, questo nuovo, diciamo, contenitore che arriverà dentro a Disney Plus. Sapete che dentro Disney Plus c'è Star Wars, c'è Disney, come si dice, Marvel, National Geographic.
Esce una geografia, arriverà anche questo Star, era già stato lanciato in anteprima in India, così in prova, fondamentalmente conterrà tutti quanti i contenuti per adulti, che non vuol dire porno ovviamente, vuol certo. dire vuol dire tutte quante le serie e i film, per esempio quelli prodotti da Fox o quelli prodotti da per Hulu, che era un altro servizio sì, di streaming sì, presente sì. solamente in America e in Giappone, che non è mai arrivato nel resto del mondo, sì. eccetera. Quindi tanti nuovi contenuti in arrivo dal 26 febbraio, se non ricordo male, fine febbraio. E l'altra novità è che di conseguenza dal prossimo marzo l'abbonamento di Disney Plus aumenterà di 2 euro, passerà da 6,99 a 8,99. È anche abbastanza giustificato, soprattutto pensando a quello che stiamo per raccontare, cioè a tutti gli altri contenuti che arriveranno sulla esatto. piattaforma allora, nel corso dei prossimi 3 anni. Allora, quello che hanno annunciato sono fondamentalmente, a parte, cioè, diciamo, possiamo dividerli in 3 tronconi, la roba di Star Wars. Troncone H1, troncone H2, troncone H3. No, perché dai, sei così negativo? Sto scherzando. Io sono super... Guarda, allora, vengo dubbi, da un... guarda, parli di Apple, parli di Star Wars, non avevo minimamente dubbi che tu potessi essere no. positivo in modo aprioristico. Volevo fare, guarda, ti giuro, anche una digressione sulle Earpods, come cazzo si chiamano, le Apple, insomma le cuffie da 650 euro, perché ero sicuro che probabilmente eri l'unico in Italia che diceva che sono giuste così e quello è il prezzo. No, io non avevo dubbi. Ho già detto che sono molto interessanti, ma costano una follia, il pricing è folle. È come le rotelle del Mac Pro, totalmente folle. No, quello che ti volevo chiedere, sembra quasi che abbia messo quel prezzo lì solo per farne parlare tantissimo. Quello che ti voglio chiedere è insopportabile. Allora, il problema di Star Wars è: ha senso oggi annunciare per i prossimi anni, dopo aver visto quello che è successo con i film, così tante serie in parallelo, di così tanti argomenti e momenti diversi della... Cioè, hanno fatto, allora, confermiamo che quella di Obi-Wan ci sarà Hayden Christensen, perché 10 anni dopo la vendetta di Sith, vediamo che succede. Poi aspetta, facciamo quello che prosegue la parte di Rebels dei cartoni animati. Poi aspetta, quelli nell'universo... Due spin-off di Mandalorian. Poi Droid Story, la serie, quella su C-3PO e R2-D2, cioè... C'è veramente senso fare tutta questa roba? Star oggi? Wars Vision, prendiamo i migliori animatori giapponesi di anime e gli facciamo fare dei cortometraggi ambientati nel mondo di Star Ma Wars. Ma ha senso? Io questo ti chiedo. Cioè... Ha senso se pensi alla strategia di Disney, e qual è la strategia di Disney? Puntare tutto sullo streaming e quindi quantity over quality, cioè quello che sta facendo Netflix già sì. da diversi anni, tantissima quantità di contenuto, perché quello che devono fare è dare la percezione. Queste sono le stesse cose identiche che ho che raccontavo per Netflix 2 anni fa, le racconto adesso per Disney e le racconterò per i prossimi servizi di stream. Cioè devono dare quella percezione che c'è tantissimo contenuto in arrivo, e quindi tu a fine mese devi rinnovare, perché il prossimo mese arrivano 2, 3, 4, 5 contenuti nuovi potenzialmente interessanti per te. Su cosa l'ha fatto Disney? Su tutte le sue property. L'ha fatto su Star Wars, l'ha fatto su Marvel, si può fare lo stesso identico discorso, sì. ma non solo, anche Pixar e Disney Animation hanno annunciato una valanga di roba ieri sera, poi non ne parla nessuno perché c'è tanto altro di cui parlare. E soprattutto l'altra bellissima notizia, per quanto mi riguarda, questa è una mia opinione, il 99% di quello che hanno annunciato, il 95% è serialità, e non c'è più il format film. Sì. È sparito il film. Cinema is dead, letteralmente. Vabbè, anche no? un po' figlio dei tempi. Io non so se questa cosa varrà ancora fra 5 anni, se devo essere sincero, che non si rimetteranno a fare film. Secondo me loro c'hanno il culo che li brucia forte per i film. Poi secondo me fra 5 anni li ricominceranno a fare. Guarda, oggi è oggi vero in parte, è vero che in questo momento può sembrare un semplice ripiego, no? Non possiamo tenere aperti i cinema, le sale, abbiamo visto che il format seriale è quello migliore da applicare a, diciamo, il mondo streaming, e quindi puntiamo tutto su quello, però è anche vero che, ricordiamocelo, che qui parliamo di grandi produttori che su Disney Plus prendono il 100% dei guadagni, e sulla distribuzione al cinema ne prendono il 50%. Sì, quindi... però al cinema vai e fai 5 miliardi, secondo me su Disney Plus non fai quelle numeriche. È molto vero quello che dici, al cinema si può monetizzare molto di più un singolo contenuto se ti va bene, chiaramente, sì, quindi hai spese molto più alte iniziali, hai fin da 200-300 milioni che magari incassano 1,5 miliardi, però quel mondo lì a me sembra completamente
completamente finito, cioè non è più interessante. Molto meglio, più, e io questo lo dico da anni, molto meglio produrre 10 contenuti da 10 milioni che un contenuto da 100 milioni, perché se in quei 10 da 10 magari 3 sono una gran figata, invece l'altro da 100 magari è una merda, capito? Come dicono giustamente, io sono molto favorevole. Come dicono giustamente in chat, il cinema è morto come Serino in questa discussione. Confermiamo assolutamente che è uguale. No, allora... No, intanto in realtà stavo ascoltando, mi piace questa cosa qua e naturalmente la trovo anche leggermente spaventosa, però è figlia dei nostri tempi, quindi un altro chiodo sulla bara del cinema, chissà mai se si riprenderà o se, per tornare un po' nei videogiochi, e come ho sentito dire, quindi non è una mia considerazione, si arriverà una situazione sala giochi, ovvero un residuo del passato che potrebbe sopravvivere in una forma comunque lontana da quella a cui siamo abituati. Esatto, magari per qualche anno, potrebbe magari essere. Per sempre, perché poi sale giochi non si sono mai più riprese e il rischio di aprirne una è altissimo. Mi piace che hai tirato fuori questo esempio, ne parlavamo proprio la scorsa settimana su Nerdvana di questa roba qua, e avevo proprio tirato fuori l'esempio sale giochi per parlare di dell'evoluzione del cinema. Le sala giochi sono morte in Italia, ma non sono morte all'estero, sia negli Stati Uniti che in Giappone. Non sono morte, ma puzzano de merda ormai, cioè pure se non sono morte. Aspetta, ma in Giappone Sega pure Sega ha chiuso, tutto, eh. Allora, fermi, aspetta. Non divaghiamo. Fermi, non voglio che divaghiamo. Voglio rispecificarti meglio la considerazione e la domanda che ti ho fatto, Anto, perché tu mi hai risposto e hai detto no, in verità è tutto bellissimo. Io dico, però voglio approfondire un pochettino la questione, cioè, così la specifico meglio. Non sei preoccupato che cioè, tirar fuori tutte queste serie per me hanno solamente un risultato: spaventare pesantemente chi non è iper Star Wars centrico, cioè diventerà nell'arco di 3 anni impossibile seguire l'universo, impossibile a meno che non sei super fan e guardi tutto. Cioè io magari adesso The Mandalorian me lo guardo perché comunque è la serie di Star Wars, non ci sono film al momento, eccetera eccetera eccetera. Ma che senso ha quando fra 2 anni dovrò vedere Ahsoka, dovrò vedere The Bad Snatch lì, dovrò vedere quello là di Lando, cioè cominciano ad esserci 7, 8, 10 serie se voglio continuare a seguire Star Wars? Secondo me il risultato lo sai qual è? È quello che è successo con i film. Beh, no, non è come la Marvel, perché la Marvel ti faceva uscire un film, anche 2-3 film ogni anno. Sì, ma ne ha fatte 4 di serie, ci avrebbe molto più da approfondire di Star Wars. Dai, come fai a confrontare veramente i 4 annunci di Marvel con i 14 di Star Wars? No, anche Marvel ha annunciato 10 serie e oltre, cazzo, ne abbiamo parlato fino adesso. Secondo me non puoi veramente fare un confronto tra la verticalità dei personaggi Marvel e della possibilità di approfondimento sui singoli personaggi rispetto alla verticalità e alla profondità di approfondimento di Star Wars, che il film già te l'ha dimostrato. Quando inizia a fare gli spin-off non frega più un cazzo a nessuno, cioè già te lo sta dimostrando. Allora, il cinema, guarda, Mandalorian ha appena dimostrato che invece può piacere benissimo, perché sia è ancora un evento, perché è un evento, Antonio, quando me ne comincia a fare 8 così ritorni come posso gli spin-off. Un attimo dire una cosa, poi veramente mi ritorno ai miei fatti. Questa cosa qui mi ricorda una cosa che è successa, ripeto, sempre in campo videoludico, con Square Enix e Final Fantasy vendeva tantissimo perché ogni Final Fantasy era un evento, sentivi la magia, sentivi l'eccitazione, sentivi, utilizzo un termine caro per i videogiochi, l'hype, no? Sapevi che era un prodotto estremamente curato. Nel momento in cui per ogni capitolo venivano generati 3-4 spin-off, quello che con i personaggi che ballavano, gli X2, quell'altro che per seguire che spingeva gli appassionati a dirti non hai capito il finale perché dovevi giocarti a Kingdom Hearts, esatto. Altri 3, uno su Game Boy Advance, uno su... Esatto. Quella roba lì a un certo punto ha fatto, cioè tu hai spalmato le vendite della serie principale su diversi spin-off, indebolendo la serie principale. Ed è successo, secondo me succederà lo stesso qua. Perché qui questa roba non la compri, eh.
Pass. No, contenuti che no, posso dire, posso però dire manco la vedi. È un abbonamento mensile e torno a fare il discorso di prima. Io ti devo dare la percezione che c'è tanta roba. Per me non mi dai la percezione. Per me non mi dai la percezione parlando 10 volte Star Wars. Esatto, vai Alessio, scusami. Ma non è 10 volte Star Wars, sono 10 diversi contenuti ambientati in un universo di Star Wars, ma sono molto differenti uno dall'altro. Non sono mica sempre la stessa pappa rimischiata. Sono generi diversi. C'è l'animazione, c'è l'animazione giapponese, ci sono i film, ci sono le serie, ci sono le serie comiche, ci sono le serie thriller, addirittura mystery, cioè sono diversi generi e contenuti completamente differenti uno dall'altro. Non è che hanno rifatto 10 Star Wars tutti quanti. Però solo ha funzionato solo con l'impronta un po' più cazzona? No, è stato un disastro, per esempio. Dire una cosa. Vai, scusa, Alessio, no, scusate, fate sentire un attimo Alessio. Voglio dire una cosa, al contrario di quello che dice Serino, che ha portato bene però l'esempio di Kingdom Hearts 3, Kingdom Hearts ha fallito nel senso in cui ha cominciato a distribuire su diverse piattaforme il canon principale che era impossibile da seguire per gli utenti. Non vi sento più, è tutto a posto? Sì, ti stiamo ascoltando. Dalle sentivo proprio un silenzio no, totale. No, è perché Alessio non sei abituato, che a differenza tua noi quando un altro parla ti ascoltiamo. Non ti interrompiamo. Non sei abituato. Provate a interrompermi ogni tanto. E volevo dire che se sono bravi all'interno di Disney, perché ricordiamoci che Disney è i franchise che ha comprato e i team creativi che ha a disposizione, devono mungere quello che hanno comprato all'inverosimile anche saturando il mercato. L'importante è che chi scrive e prende le decisioni sia in grado di distinguere il filone principale che diventa a uso e consumo delle persone come me, fan di Star Wars, ma che non si sono mai visti Clone Wars, non si sono mai visti Rebels e roba del genere, ma comunque si seguono il loro filone principale, e per gli affamati come Moro, malati di mente come Roby Rani, gente che andrebbe internata, gli dai all'abbonamento con cui loro, con la loro bulimia di contenuto, indipendentemente dalla qualità, dal senso, roba del genere, si entusiasmano quando c'è un po' più di qualità, sono comunque contenti che hanno da mangiare lo snack quando hanno un po' di fame. Concordo. Ho capito, secondo me, io sono contento Antonio, io sono contento che tu concordi, ma Disney Plus dovrebbe aumentare il numero degli abbonati, così non li aumenti di uno. Ma che cazzo gli è? Ma chi si abbona per Star Wars? Ma chi sono si abbona? 85 milioni. Ma chi si abbona per Star Wars Ahsoka o per Star Wars di The Bad Company? Cioè, chi si abbonerà perché, per quello? Allora, scusa, però due anni fa avresti potuto fare lo stesso identico discorso. Ma chi si abbona per The Mandalorian? Confermo. È la serie più vista negli Stati Uniti. Ma perché è fighissima, al netto delle cose, allora, originale. Tanto dobbiamo ancora fare il giro di boa dell'annualità delle prossime 10 serie, almeno 4-5 non saranno altrettanto fighissime. Io credo che almeno una lo sarà. Quindi certo che, vabbè, purtroppo siamo distanti, perché per me definire fighissima Mandalorian è veramente sputare in faccia al fighissimo proprio. Però scusami, almeno è diversa, almeno è un tentativo di portare, di mettere sul piatto una roba diversa dopo un'altra trilogia che ricalcava in maniera per me quello è proprio l'opposto di diverso da quello che è Star Wars Mandalorian. Ripeto che c'è veramente di tutto, che può piacere a tutti, ai vecchi fan, ai nuovi fan, addirittura andranno a coprire anche periodi mai visti prima, anche cose nuove tipo The High Republic, insomma, molto bravi, potevano fare di molto peggio. Cioè, se il problema è hanno annunciato troppa roba, cazzo, magari ce ne fossero di problemi del genere, no? Bisogna vedere cosa hanno annunciato. Quello che hanno annunciato, secondo me, è molto buono e si rifà, tra l'altro, a quel concetto di andare un po' a legare tutto quanto, appunto, al Marvel Cinematic Universe. E anche sul lato Marvel, adesso non so quando ne vuoi parlare. Sì, volevo farti finire su Star Wars. Io sul lato Marvel ho solo buone parole da spendere, perché a differenza esattamente di quello che state dicendo, vedo qualcosa di diverso. In Star Wars non vedo assolutamente niente di diverso. Non è la stessa identica roba, Anto, ma non puoi dire che è la stessa identica roba, perché quello che ho visto di Star Wars... Serialità... No, non sono proprio d'accordo. Tra loro, diversi generi, diversi target, però target, cioè quello che ho appena detto, no? Quindi tanti contenuti spalmati su diversi generi e diversi target, su Marvel, su Star Wars, su Pixar, su Disney Animation, tutto quello che hanno annunciato. Pensa, cioè Disney Animation e Pixar hanno annunciato 6 o 7 nuove serie basate sui protagonisti dei vecchi film. C'è il cane di Up, c'è
la nascita di come si chiama, di Buzz Lightyear, di Buzz, quello di Cars, cioè, però è logico che entrare così a regime con un output, presentarsi con un output così elevato, è logico che in qualche modo, a parte qualche eccezione, è come vivere il passaggio da l'artigiano che ti fa un prodotto e la costruzione in massa. E questo è il nuovo mondo delle produzioni, finalmente. Io sono contentissimo, ripeto quello che ho detto prima, molto io meglio sui videogiochi non sono contento quando e pochi contenuti che sviluppati in cinque film fatti in cinque anni. Beh, non puoi essere contento, scusami, ma come puoi? Io sono contento. È come gli album. Un conto è quando gli album musicali l'artista poteva lavorarci anni e anni, e un conto è oggi che è costretto a tirar fuori un singolo ogni sei mesi, perché se no scompare da Spotify. Il problema è che secondo me, Antonio, tu sei il perfetto rappresentante del fanboy di Star Wars, e quindi sei contento. Per me, a tutti quelli che Star Wars interessa il giusto, gli hai dato proprio un calcio in faccia. Hai detto Disney Plus. Ma io ero un fan enorme di Disney Plus. Cosa cambia sta roba? Hai detto di Disney Plus. Ti consiglio che se ti vuoi continuare a abbonare a Disney Plus è perché sei un amante di Star Wars, perché altrimenti mi chiamavo Jabba. Non ho capito come questa è una Jabba. Brutta notizia per chi non gli interessa, cioè, se non gli interessa Star Wars, perché si chiama Disney Plus, annunciano 10 perché o si chiama Disney, si chiama Disney Plus, non Star Wars Plus, e questa è la grande notizia. Hanno annunciato 50 cose ieri, di cui 10 di Star Wars, quindi non lo so. Per me quando arrivi quella però roba stessa, però Pierpaolo ha ragione Moro da questo punto di vista. Ma non lo dubbi che davi ragione a Moro, Alessio? È che sembri vittima del giornalismo di oggi, che ha dato risalto per nerditudine a Star Wars e Marvel in particolare, ma non hai nessuna conoscenza di quello che è stato annunciato ieri, e l'ampio spettro che hanno dimostrato è: stiamo aggredendo il mercato, stiamo producendo contenuti infiniti come un videogioco in endgame non sarà mai capace di fare, perché la gente consuma quello che noi lavoriamo in un anno, due anni di produzione, in un weekend in beach watching, spesso e volentieri. Quindi bisogna cagare roba per dare un senso di puro esistere alla piattaforma. Ben venga la strategia, che è ovviamente a detrimento della qualità, ma ne è perfettamente, perfettamente. Poi vi ricordo chi dice mi va bene così. Una cosa molto importante: l'evento di ieri era l'evento per gli investitori, non era il Comic Con, no? Quindi era la serata delle grandi promesse, ragazzi. Quindi tutto quello che è stato annunciato arriva fino al 2023 e oltre, cioè fanno in tempo a cambiare idea 50 volte su quei contenuti, cioè non dobbiamo prenderlo proprio esattamente. E comunque il messaggio che si voleva lanciare proprio agli investitori era appunto: puntiamo sullo streaming, e per puntare sullo streaming ci vuole tanto contenuto, fine, non 5 bei film, 50 belle serie, capito? Questo è il senso. Ok, sì, intanto stavo guardando un pochettino anche le discussioni in chat. Prima vi ho interrotto brutalmente. Francesco, non so se volevi aggiungere qualcosa, perché ti ho interrotto brutalmente per far parlare Anto. No, che anche Netflix, per esempio, caga roba, come ha detto Alessio. Voglio usare questi termini violenti di Alessio, però non è che fa 12 cose su Stranger Things. Esatto, Things rimane Stranger Things. C'è un abisso di differenza. Tira fuori roba di qualità inferiore, a volte infima. Sì. E secondo me è quello il cagare fuori roba, è il Crackdown 3 su Game Pass. Sta bene, perché comunque fa cassetta, si diceva un tempo, no? Da numero, però... Se cominci a tirarmi fuori 12 Stranger Things, uno col protagonista imbarazzante, sono d'accordo. Cioè senza avere nulla da dire, perché poi il dubbio è quello. La vera tristezza è che la speranza di Disney Plus era la speranza che sfruttassero questo anno per dimostrare che la loro volontà era quella di affiancarsi a un Amazon e a un Netflix, con tutto che Amazon se ne potrebbe discutere finito, ma affrancarsi a qualche cosa che ti dà intrattenimento e prodotti che non voglio discutere della qualità, che però provano a spaziare.
l'idea che tu sei soddisfatto perché per te, facendo 10 serie su Star Wars e 10 serie su Marvel, stanno spaziando perché cambiano i generi e così via, per me è il fallimento. Quando io vedo la Regina degli Scacchi, tutte quelle Stranger Things, tutte The quelle Boys. The Boys, tutte Paolo, quelle robe, e su questo sono su molto Disney, d'accordo. E non lo vedo su Disney. E il futuro dico una cosa, poi il, ma posso finire? Ma ti rendi conto che sto parlando almeno? Ma fammi almeno finire. E vedo che Disney mi passa, fai finire? Il risultato è bello che lui fa la coda in cui ripete quello che ha già detto. Va bene, e sì, c'hai ripeti per la quarta volta. E hai 10 cose lì. Per me è una cosa veramente, veramente deprimente. Da quel punto di vista, ripetuto uguale. Cazzo, va bene, vai adesso. Sentiamo il tuo quello genio, quello che vai. Tu non conosci, per Paolo, cioè quello che è anche serino, cioè la cultura aziendale di Disney oggi nel 2020 è una società che si è ripigliata con l'arrivo di Iger, che era in totale crisi creativa, rischiava di scoppiare, e per Michael Eisner, e con Iger semplicemente è andata a comprare professionalità e marchi laddove non riusciva a colmare con la creatività all'uscita di Katzenberg. Che cosa succede? All'interno di quella società, allo stato attuale, è spremiamo i franchise che abbiamo pagato miliardi. Assolutamente, dopo il successo di Marvel che c'è stato, la continuità da questo punto di vista e il passo falso con Star Wars, la continuità e l'attenzione devono continuare, perché quello è quello che hanno garantito agli investitori all'inizio. Bisogna aspettarsi però che con tutti i cazzo di miliardi che hanno fatto negli ultimi 2 anni assolutamente comincino ad investire anche su produzioni originali, ma queste non mancheranno, perché comunque ha società di produzione satellite, è diventato un colosso con Fox e robe del genere, che non vi preoccupate che i pitch delle novità arriveranno, non è questo l'anno, assolutamente è proprio questo qua il punto, e vi ripeto che ieri sera era una roba per gli investitori, dove a un investitore non è che gli puoi andare a raccontare e poi presenteremo 10 nuovi film originali con nomi mai sentiti prima, e che gli racconti, che gli sera, racconti, hai visto come abbiamo fallito, hai visto come abbiamo abbiamo fallito con la nuova trilogia e gli spin-off, e che facciamo? Facciamo lo stesso però con le serie, questo è quello che si vogliono sentire gli investitori. No, hai visto come abbiamo fallito con la nuova trilogia, abbiamo mandato via tutti quelli della nuova trilogia e abbiamo tenuto Filoni e Favreau, che invece hanno messo in campo Mandalorian, che è stato un grande successo e che guarda caso è una serie che si sposa perfettamente con il concetto di streaming, e rilanceremo su quello 10 volte tanto, che poi dopo tu mi dica cazzo 10 sono troppe, però secondo me stanno esagerando, ma posso anche essere d'accordo, però insomma non lo vedo come un grande problema quello. Semmai, ok, mi piace il discorso che state facendo ora, potevano dire anche che vogliamo fare anche noi un poco come Netflix, che è stato la grande rivoluzione del contenuto, no? Perché ha dato spazio a tantissimi nuovi creativi eccetera, e su miliardi di cose prodotte, 11 miliardi spesi all'anno quest'anno per nuovi contenuti, solo a luglio 60 nuove cose, più in un mese che tutte le altre piattaforme di streaming sommate, tutto quanto l'anno, sì. Cioè una roba mai vista prima, impareggiabile, inarrivabile, per cui sì, potevano anche dire proviamo a fare Netflix, però poi dopo insomma ce ne vuole tanto per riuscire a fare quello che sta facendo Netflix, non è per niente scontato. No, assolutamente, anche a livello tecnico. Sì, esatto. Aggiungo questa cosa, però visto che abbiamo parlato tanto di Star Wars, anche il discorso su Marvel, a me Marvel comunque mi trova esattamente all'opposto, io sono proprio un fan deluso di Star Wars da questa infornata qui, con Marvel mi trovo dal lato opposto, perché comunque almeno hanno provato a far vedere qualche cosa di alternativo, comunque giusto per riepilogare, visto che abbiamo parlato tanto prima del discorso di Star Wars, fra le varie cose comunque è uscito il nuovo trailer di WandaVision, comunque questa cosa che potrebbe anche essere interessante da un punto di vista, chiamiamo esatto, artistico, estetico, ideale, poi bisogna vedere chiaramente dove va a parare. Ho trovato bellissimo, veramente contro ogni mia anche migliore aspettativa, il lavoro fatto su Loki, che non ci avrei messo veramente un gettone, invece sembra super interessante, tra l'altro con un Owen Wilson in una veste alternativissima, e mi è piaciuto tanto. Mi dispiace che ti abbia fatto vomitare, Alessio. Per te c'è Star Wars Ahsoka, non ti preoccupare, così per guardare quello. Stai tranquillo. No, molto belle le cose di Marvel, tutte molto belle. Sì, diciamo forse lì, perché mi sembra un po' uno di quelli un po' più tristetti, il... Falco Nero mi viene, scusate, dicevo la che ha un po' più troppo canon Capitan America, che a me non fa impazzire. Allora, ti ripeto quello
livello di, ne abbiamo parlato anche nella live precedente, è un po' un buddy movie, no? Esatto. Sì, no, stavo dicendo che quel film lì in particolare va un po' preso, uno per un po' visto, diciamo, come intanto un genere differente, no? Quel buddy cop movie, sì, sì, comico, allarma letale, un po' bravo. Un po' per tutti, e in più anche per riportare un po' le storie Marvel sulla Terra, letteralmente, perché negli ultimi anni, con le diverse fasi, ci si è spostato sempre di più su piani, cioè multidimensioni, pianeti, divinità e chi più ne ha più ne metta, no? Quel film lì sarà un po' più ambientato sulla Terra, un po' più semplice, un po' più divertente, un po' più terra-terra, appunto, letteralmente. Per cui ci sta anche quello lì, secondo me. Sì, lì forse mi sento di dire che hanno fatto, per quello che mi riguarda, un lavoro appunto un po' più verticale, tenendo veramente aperti più... c'è più possibilità su dove andare a colpire a seconda del grado del successo. Alessio, come mai prima vomitavi? Era dedicato a Loki o dedicato a Marvel? La vomitata, non ti ho capito. No, prima. No, proprio per quanto mi riguarda, per quanto possa sembrare che io abbia difeso a spada tratta tutto quello che è stato presentato, non è così. Io semplicemente comprendo la strategia, la sposo per quello che può avere, può servire, ma... di tutta quella roba che è stata presentata, Star Wars e Marvel, non me ne frega assolutamente niente, e guarderò le cose che mi richiederanno il minimo sforzo, quindi le più brevi, quando cosa guardi te, seminari... Alessio, cos'è che ti piace in streaming adesso? Purtroppo Pornhub, poco e niente, se non purtroppo Pornhub. Esatto, Pornhub, però soltanto, come dico sempre, solo il buffering, non c'è neanche bisogno di arrivare alla scena, che ho già risolto la pratica. No, mi piacciono i film, punto. Guardo i film, però io in streaming, sai che ho la mia piattaforma lui personale. C'ha la piattaforma sua personale di streaming, è quella senza abbonamento, quella che non paghi niente, guardi tutto. Vai di lui fa schifo, cioè, è proprio uno schifo. Alessio è veramente il rappresentante che dovrebbe essere messo in galera, il rappresentante del popolo italiano che dovrebbe essere messo in galera. Lui è il non saprei parassita neanche più... schifoso. Esiste ancora un torrent, è incredibile. Con la qualità sua, ci sono piattaforme. Ci sono piattaforme, Moro, che cagano in testa a Netflix. Lui vede addirittura. Lui poi ti vengono a dire: guarda, Cloverfield fa schifo. Alessio, 3:20x2:80 esatto, sullo schermo 12 pollici. Alessio ormai sta a un livello qualitativo che vede gli streaming su Twitch della gente che racconta quello che si vede nel film. Capito? Lui dice: sto guardando il film così. Ma lo sai, Moro, adesso io in periodo di Covid sono nel dramma più totale, perché la gente non va più al cinema e io ero talmente abituato a sentire nell'audio la gente che tossiva e che mangiava i popcorn che io veramente non so che cosa sia. Quello lì è veramente da anni 2000. Fa però, schifo, cioè, adesso è tutto così. È veramente un passato remoto quello lì. No, cioè, no, no. Che palle, scaricare, cercare. Trova quello che funziona. Sì. Sto prendendo per il culo, ragazzi, ribadisco. Ma perché non Alessio ormai... voglio difendere la pirateria. No, ma ragazzi, la pirateria... caga in testa piattaforme blasonate che pagate. Allora il problema è che Alessio bugia, Alessio se avete delle aspettative bassissime, anche la zoppa sotto casa caga in testa. Allora è che il problema di Alessio è che purtroppo lui ormai ha queste 18 ore al giorno di tempo libero, quindi ne impiega, si diverte a impiegarne 12 per trovare il torrent corretto che dentro effettivamente c'è il film e poi lo guarda, deve così passa il tempo rispetto a poter spingere solo play e guardarlo. Ormai lui ha quel problema lì. Comunque, vabbè, posso Pier rispondere a uno dei... Ho intravisto prima un commento. Non riesco a seguire. No, mi si diceva che io avvallo, diciamo, l'industrializzazione del contenuto prodotto in serie invece che i grandi film, eccetera. Non è questo il punto. Il punto è un altro. Il punto è che siamo nel bel mezzo di un'evoluzione, secondo me, strepitosa per i creatori di contenuto. E si sta passando da film prodotti con 200, 300 milioni, budget incredibili che poi devono per forza rientrare, quindi con mille limiti, invece a piccole produzioni, centinaia di piccole produzioni in cui anche i piccoli creatori possono dire la loro e arrivare su un mercato mondiale. Ieri sera proprio intervistavo Sidney Sibilia per l'ultimo film, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Cioè, una delle cose più interessanti che sono venute fuori e di cui magari non ci si rende conto è che adesso, grazie a Netflix, un regista italiano come Sibilia
riesce a mettere fuori un film, intanto grazie al budget di Netflix, che comunque è molto più alto ovviamente rispetto alle produzioni italiane. Ho anche provato a chiedergli, ma non sono riuscito a tirare fuori cifre. Ma soprattutto quando esce su Netflix esce già doppiato in 5 lingue e distribuito in tutto il mondo. Ma quando mai si è visto che un piccolo creatore italiano potesse fare una cosa del genere? E sì, questo vale per tutto il mondo. Netflix è presente in tutto il mondo, ci vedi piccole produzioni israeliane, spagnole, tedesche, indiane. Siamo nel mezzo di una rivoluzione. E poi Moro, se guarda Star Wars, parla di israeliano, poi se guarda Star Wars. Io parlavo di Star Wars perché mi avete chiesto di Star Wars. Io sono super convolevole allo streaming per questo motivo qua. A me non me ne frega un cazzo che chiudono le sale. Il cinema non è quello. Il cinema è il contenuto, non il contenitore in cui vai per vederlo. Io me lo voglio guardare sullo smartphone, sulla TV o su un tablet. Non è quello importante. Sono d'accordissimo. I creatori di contenuti abbiano spazio, e con Netflix e le altre piattaforme di streaming assetate di contenuti ce l'hanno sempre di più. Quindi è questa la buona notizia di cui parlavo prima. È un no. Questo è vero. Questo è molto vero. Anche italiane. Questo è molto vero. Produzioni che non avrebbero mai trovato campo fertile senza Netflix o Amazon. Tra l'altro, scusami, con la scomparsa di Sale Giochi abbiamo salutato anche tantissimi giochi di merda che pagavamo oro per giocarci a casa, con 3 livelli e 2 vetture, tanto bello Sigarelli, ma se me lo proponi oggi te lo do in faccia. Senti, vorrei chiudere con una rassegna di domande, quindi Francè, vai, facciamo 10 domande velocissime e basta. Ah no, aspetta, prima di iniziare con le domande, Anto, ti faccio questa domanda che prima ce l'aveva fatto un lettore e volevo coinvolgere te. Secondo te questo sforzo di Disney, per quello che concerne la sua piattaforma Disney Plus, dal tuo punto di vista di poco giocatore, potrebbe anche riversarsi sul mercato videoludico dopo il grandissimo fallimento di Marvel's Avengers? Cioè, secondo te potrebbero riaccendere i riflettori anche sullo sviluppo di videogiochi, o quella parte lì più che mai è veramente abbandonata? Guarda, di Avengers ne parlavo questa mattina, perché tra i tanti annunci fatti ieri sera c'è anche What If, che è una serie animata in cui si vedono i personaggi Marvel e hanno le loro facce e sono doppiati dagli attori. Ogni riferimento è puramente casuale. È puramente casuale. Esatto. Se cominciassero a far rientrare meglio anche i videogiochi dentro questo grande universo, tutti saremmo molto più contenti. Se mi chiedi se lo faranno o no, non lo posso sapere. Io lo spero grandemente, grandemente lo spero. Vai, domande, Francesco. Ecco. Ciao ragazzi, Gabriele dalla provincia di Cuneo. Questo Cyberpunk ci ha dato un po' l'indicazione che i prossimi giochi saranno. Ah no, questa l'abbiamo sentita. Buongiorno a tutti, ma due domande veloci. Uno, perché Serino ce l'ha con i cardiochirurghi? E due, se secondo voi, dato, come ha detto sempre Serino, la gravità del fatto che Cyberpunk non c'è su Next Gen, se uscirà nei primi proprio mesi del 2021. Grazie. Allora, intanto non ce l'ho con i cardiochirurghi, però se sei un cardiochirurgo parlami di cardiochirurgia, questo era il tema. Cyberpunk abbiamo detto per la patch next gen, a meno che non sia ospite del cortocircuito, in quel caso può parlare del cazzo che vuole. Esatto. Per me il pensiero che possa arrivare nei primi mesi è proprio la follia totale, per me non arriverà prima dell'estate la patch. Io un po' più ottimista, spero marzo. Però potrebbe arrivare anche fino a maggio, non più tardi di maggio, altrimenti veramente disastro. Vado. Ragazzi, al di là del fatto che erano noiosissimi i The Game Awards, ma secondo voi Alyx non avrebbe dovuto vincere contro The Last of Us Parte 2? Ciao, bella programma. Ma cosa, gioco dell'anno? Intanto grazie per il bel programma, grazie a tutti voi che ci avete seguito e continuate a seguirci nonostante la connessione da rabdomante di Pierpaolo. Confermo. Io credo da come gioco dell'anno, Pier. Ma secondo me, per me assolutamente no, per me è giusto che vinca The Last of Us come gioco dell'anno. Sì, anche per me, sono un grande amante di Alyx, mi ha regalato grandi momenti. Vado. Ciao pisellini spruzzosi, qua è Mappo Gamer perché gli piace il cazzo. Mi sapete spiegare perché su Series X Cyberpunk pesa 59 giga mentre su Play 5 ne pesa 104?
Grazie, sono seriamente preoccupato per la mia versione. Credo perché semplicemente. Pesa? Ma forse secondo me già ci sta la patch magari dentro, calcolata nello spazio, invece su quella serie X poi lo aggiunge dopo, boh, ma più o meno saranno identici. Sono 60 giga anche su PC, questa ma roba che la versione PS4 sia oltre 100 giga è inspiegabile. Boh. Inspiegabile. Forse allocano dello spazio extra della console proprio appunto per la patch, non ho idea come funziona quel gestore. No, scusate, dovremmo chiamare degli sviluppatori. Ma non sappiamo come debbano essere compressi i dati all'interno di PlayStation 5 per garantire le prestazioni con quell'architettura. Quindi c'è una risposta del genere la può dare solo un programmatore. Sì. Volevo manifestare il mio furente dissenso a questo sistema degli audio di 20 secondi perché ne ho mandato uno di 37 con una domanda, una considerazione argomentata che è il minimo, non posso sintetizzarlo diversamente e poi dopo se vi lamentate arrivano messaggi del cazzo e che cazzo devo fare? Quindi nessuno si lamenta dei messaggi del cazzo e vaffanculo, molto semplicemente così. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Nulla, soltanto lamentarmi per quella cagata di show di ieri sera dove non è stato mostrato nulla, dove è mancata la presenza dell'unico e solo indiscutibile Alessio Pianesani e niente, mi girano i coglioni, ho un sonno della Madonna. Comunque Alessio è stato chiamato ieri, ma non è proprio, visto che è una prima donna maledetta, non è voluto in nessun modo intervenire, quindi la colpa dell'assenza di... Vai. Parla. No, adesso. Non c'entra un cazzo, pensavo avessi già finito la stronzata. Volevo sapere se Moro, visto che ha giocato Cyberpunk, non ha avuto l'opportunità di parlare ancora su multiplayer, se in 3 secondi vai le tue opinioni. Oh, mi è piaciuto moltissimo, io ero in superfotta, era uno dei videogiochi, se non il videogioco che aspettavo di più, l'ho seguito da quando è stato annunciato, mi sono fatto tutte quante le presentazioni anche all'estero e sono un vecchio giocatore di Cyberpunk 2020, conosco molto bene l'ambientazione, quindi ero scusate, ritiro la domanda, cioè sei partito da 2 anni fa. No, arrivo, ho finito. No, potrò fare un attimo di preambolo. No, era per dire che avevo aspettative altissime, per cui mi aspettavo che invece fossero deluse. In realtà sono state assolutamente premiate, c'è tutto quello che mi aspettavo. So di mille polemiche adesso sulle versioni console, io l'ho giocato su PC e l'ho giocato oggi anche su Stadia e per me gira una bomba, la storia artisticamente è un capolavoro assoluto, ha l'art direction più bella della storia dei videogiochi, se lo chiedi a me. Per cui è assolutamente un gioco da mettere in libreria per chiunque apprezzi il genere, insomma. Antonio, ma una piccola campagna veramente di 2-3 appuntamenti in streaming col gioco di ruolo cartaceo ce la vogliamo fare? Ma chi se ne frega, ragazzi, ma perché non ne parlate per cazzi vostri mentre discutete un modo della per... pizza e il resto? È un modo per questo qua è un modo indiretto per chiedere l'opinione del pubblico. Ma nessuno ti dirà di no, ma se tu, ma guarda, se anche chiedi, scusami Francesco, guarda, allora ragazzi, ma una serie in cui io e Alessio andiamo a provare pizzerie in giro per l'Italia e le facciamo live, vi piacerebbe solo io e Alessio questa cosa qui? Oppure Serino, se passo a Roma mi porti a Mignotte. Se mentre giochi, se mentre mangi la pizza giochi anche a Cyberpunk 2020, il gioco di ruolo secondo me è un grande successo. Comunque posso dire che con l'ambientazione così d'accesso di Alessio, il fatto che si sia allontanato dalla camera sembra proprio che sta seduto sulla tazza in questo momento. Una cosa... Ma dove sei Alessio? Non avevo notato questa roba. È casa sua, Alessio è dietro da casa sua. Davvero, c'è un lavandino dietro. Sì, è la casa sua ormai. Guarda, mi dici che... Tutto pizza, Cyberpunk e Mignotte possiamo fare. Perché? Allora dai, vai, fai le ultime 3 domande e chiudiamo. Vai, velocissimo, ultime 3 domande e chiudiamo. Buongiorno a tutti, vorrei fare una domanda. Ma... No. Scusa, sono andato offline. Riproviamo. Se... Che stronzo. Molto bene. Molto bella questa qui. Vai, altre due. Meraviglio. Bravo. Altre due. Allora, finalmente posso condividere questo segreto, finalmente ho trovato questo canale dove posso dare questa importantissima rivelazione, una cosa che cambierà le sorti della storia del mondo, che rimarrà negli annali. Allora, 17 secondi, l'assassino di Kennedy... Vai, l'ultimo e basta.
Sono belli, sono ispirati, eh. Sono sempre quello che parla di Dishonored 2 e Bloodborne. E niente, che due coglioni non aver visto Elden Ring. Ci speravo, francamente. Grandissimo assente Elden Ring, grandissimo assente quel gioco lì. Speriamo che sia un capolavoro, altrimenti è un dramma. Ultimissimo, perché c'è uno che mi ispira. No, non no, domanda Elden Ring. Domanda Elden Ring prima che mi venga l'attacco di Ciolta. E la prima volta che è stato annunciato era conferenza Microsoft. Sì. Quindi io vi trovo veramente poco attenti tutti quanti che parlate a Vanvera, Sabaku compreso, che ringraziamo per essere passato, che vi aspettavate un wallone o roba del genere. Cioè, se Elden Ring è stato presentato con Microsoft, partiamo dal presupposto che ci possa essere probabilmente il solito accordo marketing. Accade che prima dei TGA Microsoft se ne esca dicendo: ridimensionate le aspettative, andiamo lì con un basso profilo. Il risultato è: non ci sarà Elden Ring, siete tutti dei coglioni. Voi che alimentate queste speranze, loro che gli utenti che continuano a mangiare la merda che gli propinano. Quello che ha detto Alessio, che chiaramente è lontanissimo dalla realtà, perché come si è voluto vedere alla fine Microsoft ha mostrato The Initiative, il loro nuovo progetto, che era la cosa più attesa di tutte, quindi poteva tranquillamente mostrare anche The Elden Ring. Ultima domanda, Francesco. Ciao ragazzi, sono Mandrake da Bari e volevo proporvi un nuovo format, La vita del Pianesani, un format dove magari lo costringete a seguire una maratona di 5 ore su argomenti che lo interessano pochissimo, come i videogame, magari in solitaria. Ok, grazie per questa cosa qui, Antonio, è stato un piacere enorme averti qui al nostro fianco. Io ne approfitto, ti tengo, ciao, ragazzi, chiusura, voi. Ti tengo direttamente per la chiusura. Per allora, te, basta, ma che cazzo dici? Come al solito il cortocircuito ritornerà venerdì prossimo dalle 15 alle 16.30 con tutti i problemi di connessione, ve lo possiamo promettere, e dopodiché ci rivediamo, no, scherzi a parte, ci vediamo fra una settimana, mi raccomando continuate a seguire multiplayer.it/live, il nostro canale YouTube, ovviamente il sito, ci sono tantissimi altri contenuti, vi ricordo che questa puntata del cortocircuito, come tutte le puntate del cortocircuito, le potete riascoltare, la potete rivedere sia su Twitch, sia su YouTube, sia sul sito, e la potete ascoltare in versione podcast su Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e tutte le altre piattaforme di podcast. Grazie Francesco, grazie Alessio, grazie Antonio, grazie in chat, grazie a tutti i moderatori e grazie a tutti voi per la pazienza come sempre. A presto e buon weekend. Ciao ragazzi. Ciao.